Ciao, ciao e bentornati, Ciao! bentornati. Quanto tempo! Ciao, bro! Come va? Ciao, Bru, da tanto tempo non la vedevo, Bru, da tanto tempo. Ciao, Levi! Levian. E ho provato a settare un po' il microfono e tutto. Infatti lo vedete qui, roba che non si era mai vista prima. Quindi l'ho avvicinato e allontanato dalla TV, ci dovreste sentire bene. Ma il problema è sempre l'eco, che a quanto pare, siccome la mia stanza è... Ciao Benenat! Ciao! E... Benenat e Levian, ricordiamo che sono qui perché alla Germania manca un Belotti. E... Loro sanno. Allora, e quindi io... il problema era che... Ah, io ho gli occhiali ancora di oggi. Così. Il problema è che, essendo la stanza molto piccola, ovvero dalla TV al muro, è 1,5 m, 2 m. Non 1,5 m forse, meno No, di 2 m, e l'audio uscendo dalla soundbar arriva talmente forte nella parete che rimbalza nel microfono. ciao Franci. Ciao Franci! Quindi non solo ho avvicinato il microfono a me, ma sto togliendo anche il suono che esce dalla soundbar e metto uscita normale. Quindi dovrebbe essere un po' meno forte. Ciao Dirti! Ciao Ciao Dirti! Hai Dirti! finito The Last of Us 2? No, se, io la mia prima run, certo che l'ho finito. Ora aspetto qua di continuare. Quindi vedremo come andrà con l'audio. Io direi allora un brevissimo recap. Tanto mi si è frizzato proprio il telefonino. Ok. Siamo. La sala giochi è aperta. Ma sai che mi sembrate anche con una migliore inquadratura? È Levi, potrebbe... identica al solito, Ah, però. non dici, è identica al Sì, solito? non la tocco dall'ultima live che abbiamo fatto. C'è una luce diversa. Quello Ciao Chiarolla! sì, c'è una luce diversa. Quello sì. Assolutamente. E quindi Togli vabbè. la sedia. Ok. Il problema è che Togli la non hai sedia. capito come sono messo. Ma Sono non la molto vuole. al limite, Levian. Cioè, se io muovo il piede, probabilmente crolla tutto. Però quanti siamo? Dai, io direi di iniziare. Sì, Bando alle ciance, partiamo, iniziamo. partiamo. Siamo una decina, sembrerebbe. Le conferenze dell'E3 hanno fatto un po' schifo. Allora, più che un po' schifo, sono state un po' sottotono. Però considera, Francesco, che è sempre il primo anno di ripartenza dopo il Covid. E questa cosa fa? Gli studi l'hanno lavorato da casa. E già è difficile fare in smart working un lavoro normale, figuriamoci creare un videogioco quando tu hai bisogno di interfacciarti con le persone, Ah, parlare. anche la Quindi qui hanno conferenza dovuto. Netflix è stata molto Quella è stata, deludente. credo, la più deludente in Però assoluto. diciamo che possiamo dare a Netflix il bonus che Che era la era il prima primo volta. anno, sì, la Sì, sì, prima sì, sì, sì. volta. Si poteva fare meglio anche se era il primo anno perché Netflix i mezzi ce li ha. E come? Assolutamente. Allora, ragazzi, mi date un feedback mio e dell'audio di qua. Io sarò controcorrente, Quindi, come vedi. ora farò Levian, se gentilmente, ecco, bravissimo, sto facendo sparo un attimino. Non c'è più eco. Quindi tutto questo. Questo abbiamo scatenato il Presumo. putiferio. Ok, ho alzato ora il volume un attimino. È finita. Io sento gli Sì. spari alti e voi bassi. Via libera. Ok, sto Nelle alzando, sto alzando. parti caotiche voi vi sentite pochi. Allora, ora ho Ciao. alzato parecchio, quindi ditemi voi perché io. Ciao The Big, hai ragione, hai ragione. In realtà non è tantissimo tempo, ma sembra che sia passato tantissimo tempo senza di voi. Mi siete mancati tantissimo. È vero, perché Silvia la Crema, ricordiamo, non c'è ritorno. Allora, mi sono messo a settare, smanettare il mondo. Oggi Chiara, allora devo dire che è molto Anche tu, feels. Chiarolla, mi manchi tantissimo. Ma sai perché? Perché allora, quando arriva l'estate, noi ci dobbiamo ricongiungere. Cioè, il nostro gruppo si deve ricongiungere. E quindi siamo tutti in attesa di questo No, Chiara, ricongiungimento. non dire queste cose, mi sento molto sola. Ragazzi, facciamo sentire in chat, la facciamo sentire un po' No, meno sola, Chiara. Chiaralla. Allora, capisco che è difficile. Capisco che è difficile. Però
Ho detto addio, addio, amici, addio, Ermali. Ma in che senso? In che senso, Chiaralla? Chiaralla, ma perché, cioè... Ragazzi, guardate. Ah, no, perché Ermadio è partito. Infatti, l'ho detto Ah, lì in casella. ma vaffanculo, sono Esatto. No, morto. ragazzi, vabbè. Un attimo, tra l'altro ho già detto, ma in che Cioè, senso? Chiaralla, sei totalmente pazza. Non è stato il modo corretto di comunicarcelo. Rischiava di essere la bomba delle tre. Esatto. Esattamente. Perché ricordiamo che Ermadio è il fidanzato di Chiaralla. Non è uno Esatto. streamer, potrebbe diventarlo. State tranquilli, non ve l'avrei detto così in chat, ma siccome anche Chiaralla è un pochino lopazzoliella, io Sì, non dico che me parecchio. l'aspettavo, però ho detto, ma Allora, che io ci tengo senso? però mentre sto giocando a fare un recap, perché le persone magari vedono Abby e dicono: tra l'altro, la scorsa live Levian si è perso tutta la parte, quella di Ellie con Abby e tutto il casino che è successo. Perché cosa è successo? Abbiamo lasciato il colpo di scena con Ellie Sì. che va all'acquario e uccide. E uccide gli amici di Abby. Tra l'altro, l'amica di Abby, lei, Ellie, scopre successivamente che era incinta. Quindi questa è una grandissima. E abbiamo visto Ellie un attimino spaesata. Diciamo che questo è un altro bel Bene. motivo E di vuole sapere cosa ne temperamento. pensa Silvia di questa scena che ha visto. A te la parola. E che ne pensa? Diciamo che allora, intanto io non credo assolutamente che Ellie, anzi, è così, non se ne sia Parere accorta. tuo, vai, parlati No, con. secondo me prima di ucciderla non se ne è Quello è accorta. sicuro. L'ha capito dopo. Quello è sicuro. Allora, Sono sicuramente. delle domande per te, quindi rispondi tu alle domande mentre io faccio un po' di Ah, ok, al gameplay. momento che adesso si è fatta Silvia di Abby, sì, stavo rispondendo tra l'altro a questa domanda, ma per me non è mai stata, diciamo, vabbè, io quando l'ho visto è stato Abby Intanto dall'inizio. diteci se nelle parti concitate ci sentite. Ciao TVL Sentinel, benvenuto, Ciao. benvenuto. Ricordo sempre che una live spoiler e no spoiler. Lo spoiler io intendo semplicemente che commentiamo gli episodi a schermo. Perché Silvia alla crema e altri non l'hanno giocato. Arrivano! Per me gli Abby sono persone caratterialmente molto simili. Stanno pensando la stessa cosa. Allora, sicuramente non ho mai Mostro pensato di schifoso! Abby che Ah, fosse la tua maestra! cattiva per farsi tipo prendere. Ho sempre pensato che ci fosse un motivo. Però diciamo che. Ma posso parlare per adesso? Non ti sentiamo, niente. Aspettiamo un attimo. Allora, possiamo un attimino abbassare magari il volume Dai, di dai, dai. gioco. Troppo bordello di spari. Anche perché noi lo sentiamo basso, tra Sì. l'altro. Perché Quindi. stiamo facendo questa cosa per voi, per evitare che ci sia il ritorno. Comunque, intanto rispondi che io faccio Sì, qua. io stavo appunto rispondendo che io non ho mai pensato che Abby fosse cattiva per partito preso o comunque si può dire una stronza così immotivatamente. Sicuramente se ha ucciso Joel un motivo c'è. Sicuramente. Allora, caratterialmente molto simili, non lo so. Non lo so. Al momento questa similitudine. Sentite? Questa similitudine non l'ho colta. Ancora è troppo presto. Esatto. Sì, assicuro che ho avuto. Quindi mi sentite? Al momento questa similitudine non l'ho colta. Quindi sono curiosa di scoprire altro di Abby. Comunque ancora abbiamo visto, nonostante tutto poco. E dopo che ho Ho alzato visto, ora il livello del dopo microfono. che ho capito il Sì. motivo per il Sto quale bene, che posto Abby del ha cazzo. ucciso Cioè, Joel, che posto del cazzo. allora Andiamo. ho capito, ma è pur vero che, diciamo, il punto di vista di Joel era anche più che lecito. Cioè, diciamo che nonostante tutto, nonostante si siano commessi appunto omicidi, quindi cose gravissime, nonostante tutto, rimango dalla latata Zoe. Latata?
La tata dalla parte Ho sentito la tata. Cioè, ma nei peggiori quartieri. Cioè, la Caracas, tata? È un telefilm, un bel telefilm, tra l'altro. vabbè. No, dalla stessa parte. Momentaneamente io continuo ad essere dalla parte di Ellie Joel, se devo proprio scegliere, perché nonostante tutto, secondo me, diciamo che uccidere una ragazzina per un vaccino alla fine è una cosa Attenzione, un po' un vaccino che pesante. può salvare il mondo. Un vaccino che può salvare il mondo, però è sempre Joel che si trova praticamente sua figlia. Ciao Luchino Gamer, benvenuto, Ciao Luchino! benvenuto. Che alla fine è sempre comunque un padre che si trova la figlia sul punto di morte, praticamente. Quindi, ragazzi, nonostante tutto, le motivazioni di Joel mi sembrano un attimino superiori. Cioè, riesco ad immedesimarmi comunque più in Joel. Certo, sicuramente se ti ammazzano il padre è ovvio che diventi una folle scatenata. Però comunque, nonostante tutto, stiamo parlando sempre di un padre che sapeva a cosa andava incontro, a una Allora, in cosa tutto questo un attimino pesante. io rispondo a TDL dicendo porterete Days Gone? Assolutamente sì, e lo porteremo anche in Esempio, quando versione sarei passata? PS5 e sarà il nostro Hai dato Levian un a segno. portarlo. Infatti ricordo a tutti i nuovi in chat che noi siamo un Io gruppo di aggiungo. 11 streamer. Siamo, in questo caso io sono Akira e Silvia La Crema, ma ci sono ben altri 9 streamer insieme a noi. Streamiamo dalle 3 alle 5-6 volte al giorno. E no, vabbè, dirti Fury mi triggera con questa frase, il male minore Adrien, in The Witcher, cioè io ricorda divento la sera di pazzo. tuo padre. Comunque, Non streamiamo dire. dalle 3 alle 6 Quelle volte al piante giorno sono e orribili. portiamo di tutto, giochi action, Hai co-op, ragione. just chatting sui Meglio videogiochi, così. sulle serie Meglio così. TV e qualsiasi Viva la genere. democrazia Considerate che siamo italiana. vivi da poco più Sta di due mesi, zitto, Mandy. abbiamo portato praticamente più di 60 giochi e continueremo a portarle di nuovi. Portiamo il Day One, abbiamo portato tutte le tre. Quindi, se vi piace quest'idea di streaming, lasciate un bel follow e seguiteci Anche perché non ve ne perché pentirete non vi assolutamente. lasceremo mai soli con tutte queste No, no, live. no, ragazzi. Siamo 11, quindi è Allora, impossibile. Posso continua a recuperare? rispondere. Sì, Ok. continua a recuperare tranquillamente. Rispondi a Levian perché secondo me. Tanto questa è una Arrivo. parte fondamentalmente, tra virgolette, da vedere, un po' noiosetta, nel senso perché devo craftare, girare cose, quindi tu puoi tranquillamente rispondere alle domande. Io dico la mia velocemente e poi lascio a te la parola. Ok. Vai. Secondo me questa è una storia in cui sia Ellie che Joel, che Abby e che il Conosco papà di qualcuno che Abby ubriacarsi e può fare cose hanno del tutti ragione genere. e Magari tutti tu. torto. E semplicemente la rabbia di Ellie e di Abby sono figlia degli eventi. Ci può sembrare spropositata la reazione di Ellie semplicemente perché viene dopo quella di Abby. Non so se è chiaro il concetto, sono reazioni umane. Fondamentalmente, ricordiamo che Joel ha perso una figlia in maniera Esatto. del tutto scioccante nel primo The Last of Us, tutti Esatto. se lo ricorderanno. E lui si era talmente a un certo punto. Visto il rifiuto iniziale, tra l'altro, si era talmente Esatto. affezionato a Ellie che, raga, non se l'è sentita di perderla. Non se l'è sentita, anche se questo comportava curare il mondo, per lui il mondo era Ellie. Non gliene fregava nient'altro di tutto il resto. Scelta comprensibile o meno, questa è da decidere. No, io non sono affezionata a Ellie, io ti dico che adoro Abby pure. Io adoro Abby, assolutamente. Sono due personaggioni e secondo me gli stessi Naughty Dog non vogliono dare ragione l'una all'altra. Hanno semplicemente voluto raccontare una storia senza schierarsi da una parte e dall'altra. Ma ancora di Abby dobbiamo scoprire un sacco di cose. Allora, Bennett dice: io ho sempre detto che il concetto di buona e cattiva non esiste in The Last of Us e ci può stare. Ma è invece Levian. Ma Ellie non ammazza un po' troppa gente pur di arrivare ad Abby e mettere in pericolo la sua comunità per una sua vendetta? Allora, sì, di fatto è così. Però è pur vero che ancora Ellie non conosce tante cose. Dico però pure una cosa, il fatto che Ellie uccida tante persone, stiamo Non parlando pur posso sempre di avanti. un videogioco, Beh, devono vedo mettere Ellie. persone da uccidere, perché io faccio Ma sempre ci l'esempio di sono. Uncharted, Mi che sono. anche Nathan Drake, per Piangi. quanto sia amato, ha ucciso 18.000 Però persone. giustamente Levian dice che Abby non si comporta in questa maniera e non Abby uccide si tutti gli comporta amici. nella stessa maniera di Ellie, Dio.
uccidendo Joel, in quel caso. Sì, però Joel, capisco anche il punto di vista sì, di Ellie. Sì, sì, ma per Ellie, Joel per Ellie è quello che l'ha colpita. Sì, ma lì okay. Per Ellie nessuno ha fermato Abby quando ha ucciso Joel, nessuno, erano tutti lì. Quindi in quella stanza tutti per Ellie sono nemici, non ci sono amici era lì. Tutto più facile. Perché altrimenti, se qualcuno, stai tranquillo che se qualcuno avesse mai voluto fermare Abby in quel frangente, Ellie non l'avrebbe ucciso. Ma in quel momento per Ellie non c'è Abby. No, ci sta, anche questo punto di vista è molto chiaro. Non capisco invece, comunque il male minore che descriveva Levian era sacrificare Ellie per il bene comune. Ma questo... ok, ma è un punto di vista, Fabri, però che Fabri hanno ucciso. Ciao Prainazzo! Ciao Prainazzo! Ah, bellissima, quando tornate a fare un gesto chatting, appena ci arrivo lo rileggo perché sono un po' su molto presto in realtà, Prainazzo. È mancato anche a me il gesto chatting. Che bello che sei qui, Prainazzo, esatto. vero, assolutamente. Comunque, per continuare a rispondere a Levian, non lo so, perché devi vedere se... Cioè, tu sacrificheresti senza problemi tua figlia per salvare il mondo? Dopo che hai perso una figlia in quel modo. Perfetto. Sì, ma nonostante tutto, Mel, cioè, una con figlia Emma. È sempre una figlia. Io provo ad aprire la porta. Nonostante tutto. Cerco un ingresso per voi. Vabbè, okay. Per lui è una reazione spropositata. È quello che ho detto prima, Abby non si mette a uccidere tutti quelli della comunità di Joel, ok? Gli altri cosa ne pensano in chat, ragazzi, della fazione Ellie e Abby? Allora? Che carina, Renny scrive, ma ce l'hai mandato il gesto chatting, mi manchi anche tu tantissimo, Renny, mi sembrano passate due settimane. Ah no, per sbaglio mi sono ucciso intanto, chiedo scusa, ho fatto una figura veramente, veramente di merda. Il punto di vista di ognuno dei personaggi è lecito in un mondo senza regole dominato da un naturale egoismo. Sono d'accordo. E vabbè, ma non aveva altra scelta, perché più che altro si sono messi... Non è che... Non aveva scelta Joel. Se sì. Joel avesse detto a tutti i membri dell'ospedale, raga, come non detto, mi riprendo Ellie, ciao, non gliel'avrebbero permesso. Quindi l'unico modo era, tra virgolette... E invece The Big scriveva, tanto da quel che abbiamo visto, anche se Ellie fosse morta non sarebbe cambiato niente, non era sufficiente. No, cioè cosa no, perdonami, non ho capito. Che da quel che abbiamo visto, anche se Ellie fosse morta non sarebbe cambiato niente, non era sufficiente. No, in realtà non si sa, non lo sapremo mai. Infatti non lo sapremo mai. Ma chi l'ha scritto? The Big. Ah, ok. Che era d'accordissimo con te, per lei ne siamo affezionati a Ellie, eccetera. No, Levi, io lo capisco benissimo il tuo punto di vista. Però... non gli do torto, ma sì, di contro. Però allora io penso che capisco... neanche lui avrebbe sacrificato sua figlia per esatto, io penso cavolo. Io non mi dispiace, ma non Levian mi può dire sì, ma non avrebbe mai sacrificato sua figlia per salvare il mondo. Attenzione, ripeto che sto in vacanza, ho finito la pausa bagno social, devo fare Va bene, perfetto. Va bene, bello. Ciao Brian. Ci vediamo presto, Prainazzo, per un bel gesto chatting prainazzoso. Ciao. Tra l'altro io mettendomi a parlare non mi ricordo cosa devo fare. Comunque hanno ragione entrambe. Ah, stavo dicendo, tra l'altro non era mica sicuro che il medico, il papà di Abby, avrebbe trovato la cura. Sarebbe tranquillamente potuta morire in vano Ellie. Non c'era nessuna certezza matematica, quindi già nessuno lo farebbe avendo. Già nessuno lo. Comunque lo farebbe... Abby mi piace soltanto perché. No, ma anche è bella proprio secondo me fisicamente. Sì, è proprio. Comunque questo discorso che stavo dicendo è importante. Già nessun padre lo farebbe con la certezza al 100% del vaccino. Figuriamoci quando nemmeno hai la certezza. Ellie voleva farlo. Ellie voleva farlo, ma se tua figlia vuole farlo, che fai? Vai, figlia mia, sacrificati in totale incertezza. Caro Levian, secondo me è un pochino azzardata come cosa. Segniamoci questo posto. Al comando cercano sempre pezzi di ricambio. Sono d'accordo, è parecchio azzardata come cosa. Perché io non è che se tua figlia vuole si vuole sacrificare per il mondo, a quell'età soprattutto, a 12 anni.
Io sto discorso, io e Akira insieme al retrollone, abbiamo discusso serate insieme. Ok, allora adesso voglio sapere il punto di vista di Levin, lo so. Il punto di vista di Akira, lo so. Ora voglio sapere il punto di vista degli altri, nel senso... Io ripeto pure un'altra cosa. È una cosa che secondo me è fondamentale, che spesso Levin non calcola. Cioè? Ellie è nata e cresciuta in questo mondo. Un mondo violento in cui solo se sei violento vai avanti. Nelle parti quelle... nelle parti in cui c'è da uccidere è vita mia, morte tua. Comunque io penso che vedremo altro. Nel senso, per farci un'idea ancora più chiara. Ragazzi, c'è tutta la... C'è tutta... Ciao Armagico! Eccoli, compagni, buonasera. Non può essere, se lo calcoli non puoi dire che è spropositato in un mondo del genere. Perché non c'è più una logica nel mondo del genere, non c'è, cioè, è tutto così fragile che non ci può essere. Dice The Big, se non sbaglio, leggendo i documenti in giro da qualche parte si dice che sarebbero servite più persone immuni per contenere il contagio. Allora, più persone immuni, ma in realtà le persone immuni si creano... Ma è una comunità talmente... Levian, perdonami, è una comunità fragilissima, proprio fragilissima, che può cadere da un secondo all'altro, è pura sopravvivenza. Retro la pensa come Akira e l'Onemar come me. D'altronde sono fratelli. Sì, stavo pensando questa cosa, che comunque... Non vuol dire nulla, la sto buttando sullo schermo. Ammazzassero tuo padre in un post-apocalittico dove non esistono leggi o altro, non vorresti vendetta, ma assolutamente, assolutamente sì. Non c'è posto per la ragione in questo Però, caso. Però, nonostante tutto, ribadisco il mio pensiero che comunque... È stato... Non è che è stato lui un medico obiettore di coscienza. Cioè, diciamo che subito si è lanciato sulla ragazzina senza pensarci due volte. E tra l'altro quando gli fanno la domanda... Quando c'è la... Non mi ricordo il nome. Forse Nadine, non mi ricordo. Sì. Gli chiede, ma tu lo faresti a tua figlia? Lui non risponde subito. Esatto. Non risponde affatto esatto. subito. Anzi. Ma le... Anzi. Lui cercava solo un appoggio psicologico. Perché era pure lui in difficoltà. Assolutamente. Certo che vivi in mezzo all'illogico. Non è una comunità di 500 persone che ti fa... Sì, esatto, Nadine in Uncharted, però era molto simile. Non è una comunità di 500 persone che ti fa dimenticare quello che c'è fuori. E soprattutto quello che hai vissuto prima. E poi posso... la tata si può dire o non si può dire? No, lo puoi dire. La tata. Un'altra cosa che non mi convince della fazione Abby... È il fatto che utilizzano i cani per combattere. Per me è una cosa terribile. Punto. Tutto qua. E nel senso, non lo so, mi sembrano molto... Lei viene e dice, ma non mi dire che è un scenario post-apocalittico... Sì, si è rotta. ...in cui puoi fregartene e comportartene da animale. No, all'interno della comunità, no. Ma dopo ma quello che ti succede fuori dalla comunità ti fa diventare un animale. Soprattutto anche perché ancora c'è chi non... Si vedrà solo alla fine, purtroppo. Sì. Si vedrà solo alla fine, purtroppo. Ricordiamo che Ellie non ha avuto la possibilità di chiarire definitivamente con Joel, tra l'altro. È vero, Nadine in Uncharted. Nadine in Uncharted, certo. La cosa pure che fa uscire pazza Ellie è il fatto di non aver mai chiarito con Joel. Non lo so, ovviamente. No, non stermina chiunque, Levian. Stermina quelli che lei ha visto in quella stanza. Meritava anche di peggio, ma non volevo farne parte. Stermina solo quelli che erano in quella stanza. Non intendevo questo. Abby non sta cercando Joel. Abby l'ha trovato a culo Joel, ma certo che stava cercando Joel. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Era sulle tracce di Joel, forse questo non te lo ricordi. Forse Abby non ha più forse Abby ha più self control, ma in un mondo del genere è comprensibile comportarsi come Ellie, dice Bru. Dirti invece, Ellie e Abby hanno Spero fatto la stessa buona. Cosa. Abby gli hanno ammazzato il padre e si è vendicato. Ellie gli hanno ammazzato il padre, tra virgolette, e si vuole vendicare. Sì, infatti è esattamente la stessa cosa. Abby no, non sto cercando. No, Levian, ti prego, non continuare a mettere in mezzo i nemici random, non valgono. Ma gli amici di Abby certo che valgono, perché per Ellie non l'hanno fermato. Ma c'è stato pure... Cioè, non è perché ha dato il colpo a Abby che gli altri sono innocenti. Cioè,
Vale, quindi quello che ha ucciso, Bida, quello è Bida, dà il colpo. Ma c'è l'altro che gli sputa a Joel. Cioè, equivale ad ucciderlo, è la stessa cosa, non cambia niente. Il non averli fermati implica un essere colpevole, assolutamente. Nessuno ha voluto fermare Abby, anzi, il contrario. Ti credo sulla parola. Esatto, quello che dice Dirty Fury. Abby voleva la morte. Premesso che io non voglio convincere nessuno, ma voglio anche alleggerire quello che Levian dice nei confronti di Ellie. È spropositato nel 2021 nella società odierna, non in quella, secondo me. Secondo me quello porta che vuole dire Levian, io lo capisco, c'è un amore. Però lui, quello che lui non riesce a capire, secondo me, è che io riesco a capire il suo punto di vista, no, lui non riesce a capire il nostro. Allora no, secondo me Levian è contrarioso, okay, diciamo noi, sì, quindi vabbè, lui lo capisce sempre perfettamente quello che vogliamo dire, ma lui non ammette questa idealizzazione di Ellie. E a lui dà fastidio, io lo conosco, lui non ammette questa idealizzazione di Ellie. Ci sta. A cui devi dare, cioè, che devi amare, giusto, per forza, perché comunque è la più affezionata. Ma io non la amo, io le voglio bene ad Ellie, sia chiaro. Ma, voglio bene pure ad Abby. Ma io ti dico il punto di vista di... Ricordo la bacca di lui. No, Silvia non c'entra nulla. Va bene, potrebbe essere. Comunque stiamo dicendo che capiamo il punto di vista di Abby. Cioè, io lo capisco, il discorso è che secondo me, nonostante tutto, è troppo difficile accettare la morte di una figlia. Cioè, secondo me, per Joel deve essere stato terribile. C'è una passerella fino al lucernario. E perché quella volta hai scritto che quando hai visto la faccia di Abby ti stavi quasi ricredendo, Levian? È stato solo un attimino di defiance? Se facciamo un gesto esatto io ci divertiamo, assolutamente d'accordo. Gesto chatting della stosa a fine gameplay? Allora, direi a fine gameplay si potrebbe fare. Si potrebbe fare alla sì, fine ma si può fare, ma ci sarebbero sempre un sacco di cose non dette. Ci sarebbe, che non potremmo dire più che altro. Quella faccia mi ha fatto capire di più il mood di Abby. Ciao Joel! Ciao Joel, come va? A proposito, spunta Joel. A proposito, spunta Joel. E quindi Joel comunque condivide il tuo punto di vista. Non me lo ricordo, ma penso di sì. Salto. Comunque ora questa parte è bellissima, non questa in generale, perché conosciamo tutti i personaggi. Giù. Quelli che Ellie ha ucciso. Perché lei è morta, infatti si vede che è incinta. Lei è quella dell'acquario. Certo. Sei incinta, che fanno, li vai a fare due spari in giro. Sì, vale sempre il solito sempre discorso inutile di... A me questi discorsi fanno uscire pazzo. Io dai, esco subito pazzo. Dai, lo so. Arriviamo. In quel mondo non hai l'aspettativa, la maternità e tutto il resto che ti aspettano nel mondo normale. È tutto un altro discorso che... Dirti dice, non pensi che gli amici di Abby vorrebbero uccidere Ellie se riuscisse ad arrivare al suo obiettivo? Ma attenzione, l'hanno fatto uccidere a Abby, Joel, solo e soltanto perché era suo padre. Mio padre ti considerava la sua allieva migliore. Ma tutti avrebbero ucciso Joel in quella stanza. Tutti. Semplicemente gli hanno lasciato il... Andiamo. Bru ha odio per Mel. È uguale a lei, quindi ecco perché la odio. Ti somiglia, Bru, ti somiglia. Non parecchio. So se ve la ricordate, Bru, in Just Chatting. Secondo me è somigliante. Sì, Chiara, ma è il discorso che lei è un discorso che lascia il tempo che trova. Nel senso, puoi chiedere un permesso, ma non è una società moderna per il... Perché Chiara la scrive veramente nello scorso episodio, vi diceva proprio la ragazza incinta, non sì, puoi chiedere un permesso? Non mi piace. E la ragazza diceva che vuole rendersi utile. Ah, meno male. Non me lo ricordavo questa cosa. Mi piazzo sul divano, guardo un film. No, scusa, ma io sono meglio. Ho detto che vi somigliate. Non abbiamo detto che sei meglio. Ma parecchio, dice Bruna anche. Che modesta. No, non sono d'accordo per niente. Bru è meglio. Anche lì. Ma ragazzi, cioè, mi sembrano discorsi che lascio anche il tempo che trovano. Dico, non mi sembra che Mel abbia avuto il tempo di passare da Kiko a comprarsi i trucchi o a rendersi... A Mel. Non è una società... The Big a Mel, la ragazza incinta.
trovato qualcosa? Potrebbe esserci una cassa d'armi. Mi piace l'idea. Non è ad essere modesti, non è granché né fisicamente né caratterialmente. Vabbè, fisicamente l'hai vista vestita, cioè così, raga. Ricordiamoci che noi, allora ricordatevi e ricordiamoci che noi ragazze possiamo fare i miracoli con abbigliamento, trucco e parrucco. Ricordatevelo sempre. Voglio vedere noi là senza trucco, felpa, tuta, cose, come siamo, giusto? Sì, certo. Allora, devo vedere se c'è io la combinazione di questo o la devo cercare ad orecchio. Io vorrei vedere Akira truccato. Allora, Ci sono le mie foto. Sì, ma non truccato da me. Ah no, quello questo sì. Questo sarebbe, sì, ragazzi, meraviglioso. Io ve l'assicuro. Cioè, io lo truccherei divinamente. Tra l'altro Akira ha degli occhi bellissimi, quindi... Comunque, allora ragazzi, devo fare un attimino una cosa da quella da pro. Devo alzare il volume al massimo per sentire. Ok, dice Chiaralla, ma poi fisicamente le donne in questo gioco non sono fisicità. E questa comanda. È la cosa che adoro. Allora, un attimino di silenzio. No, vabbè. Sono stato bravo. Ragazzi, questa è una cosa bellissima, questa che hanno fatto. Chiamatela. Niente male. Akira scassinatore provetto. Ma è vero, ma è vero. Tra l'altro la cosa questa strana del gioco è che se tu ti salti questa cassaforte, no, spero mai nella vita. Se tu ti salti questa cassaforte, non prenderai mai quest'arma, non prenderai mai quest'altra arma. Ed è assurda. Sono donne assolutamente reali, grande fatto del character designer. Allora, però posso dire che veramente c'è, magari, ragazzi, io adoro Abby, nel senso, secondo me Abby è proprio... Anche per una questione personale, anche per sì, una questione sì, proprio personale. È sopra dal comune, ma magari ragazzi, essere una donna e avere quella muscolatura, diciamo che non è facile. C'è chi non piace, e ripeto che purtroppo ci sono state polemicone assurde. Vabbè, al di là delle polemiche con le stupide ci può stare, perché poi ognuno ha i suoi gusti, non è che... Ripeto, hanno dato della transgender a Abby. Non è che sei transgender, no. Hai muscoli, nel senso sono così opinioni. Sì, ma la polemica è talmente inutile perché neanche lo è. Ah, ci sono persone, ok. Fisicità varie, proprio bello e realistico. Io sostengo qualsiasi tipo di fisicità, appunto. Assolutamente, anche noi. Vabbè, poi comunque dico, ripeto, De Beer ci sta il gusto personale di dire Abby non mi piace, come ci sta a dire che a me piace tantissimo. Sono gusti, però non so che cioè che bisogna essere così tarati da dare del gender magari a chi non ai. Che poi Abby è la stessa bellissima struttura fisica della mia amica Laura e lei ti consiglia e mi tira, ma allora me la devi presentare. Chiaralla, me la devi presentare assolutamente. Mi piace molto Dina. L'adoro Dina, l'adoro. Anche Akira adora Dina. L'adoro. È un personaggione impressionante. Ma dove diavolo? Se tacciamo lo scavo, a caccia. Allora, se avete sempre delle domande per Silvia alla crema, fatele intanto che faccio questa sezione. Ma lo sai, Silvio, quando viene te la presento, secondo me sareste amicissima, certo, poi si ha sti muscoli per forza, deve essere mia amica. Occhio qui. Quando viene te... Ok. Rispunto per il mio faccio. E c'è invece a chi Dina sta facendo un po' sarà la... Sì, un sacco di persone sta antipatica. Laura chi? E io ancora che... Cioè...
pensavo chi fosse, l'ho capito. Io la conosco, Laura Santella, ce l'ho pure nei social, quindi la conosco. Capito, non di presenza, ma sì, si vede che è molto. Comunque, una cosa che ho adorato anche nel gameplay è che si vede che abbia un addestramento militare, al contrario di Ellie. Ellie nei movimenti è molto più rozza, Abby è molto più precisa. Vedrai, però non ci vedremo. Sono circa la metà di quando ci siamo viste l'ultima volta. Ah, è dietro di noi. Ti chiedono come procede con l'allenamento. Stavo rispondendo. Allora, bene, diciamo che stamattina, ragazzi, forse c'era un caldo terribile, proprio non so com'è che ho fatto a correre, però ce l'ho fatta, e niente, adesso ricomincerò con qualche pesetto, come va l'allenamento, ma diciamo che potrebbe andare meglio, nel senso che... Ragazzi, ora, questo... per un motivo o per un altro, ho allentato parecchio. Però continuo ad allenarmi in maniera decisamente più leggera. Per motivi di tempo. No, il caldo non aiuta, però in realtà a me piace tantissimo allenarmi. Mi piace forse più allenarmi quando c'è caldo che quando c'è freddo. Perché in inverno non riesco mai a riscaldarmi bene. E... sono con il wifi di Giovanni. No, credo che intenda per via del vaccino. Ah, sì, ok. No, ma già lo prendo da tempo. Lo prendo così bene che l'avete visto che non mi avete visto per parecchi giorni. Dobbiamo arrivare lì dove c'è il grattacielo delle VLF. Però siamo stati attaccati dalle iene. No, Chiara, le monetine no, però posso aprire i cancelli automatici. Senza bisogno di telecomando. Occhio, qui che ci stanno altre iene. Lupi! Circondiamoli! Ed è Big, ma ci sta perché allenandosi. Via! Cioè, allenandoti ti riscaldi. Ma a me non piace correre con il caldo. Io. Mamma mia, che... Un attimo di concentramento. Dai. In tutto questo ancora non sappiamo perché le iene ce l'hanno con noi. Bellissima sta scena, arrivano i nostri. Ragazzi, l'interattività ambientale è assolutamente meravigliosa. Cioè, ragazzi, è fuori scala. Per il gioco che è fuori scala, ragazzi. Darò i vostri nomi a tutti i miei figli. Pronta. Il tizio si è ferito alla mano. Cazzo, stai bene? Io avrei perso ogni cazzetto disponibile. Esatto, non ho concesso l'intervista a me. Mel, ricordiamo che è un medico. Mel è la ragazza con le incinta. Era un medico. Ok. Però in questa parte presente. Ma è per fare capire. Che poi Bruno la sopporta. Per me è un bel personaggione. Un bel personaggione, assolutamente. Lui è quello che sputa Joe. Domanda un po' fuori dagli schemi per entrambi, non posso apocalittico, lo so, ci siamo i buoni che stanno in villaggio o i cattivi che vanno razziando? Io sono un cagasotto, io tutta la vita il buono nel villaggio, probabilmente ad arare la terra. Cosa? E a vivere giorno per giorno sperando che non ci sia un'invasione, perché morirei per primo.
Ma diciamo che tendenzialmente anch'io sarei la buona. Sono che in due nel villaggio, però non lo so. Tu che dici? Ha una ferita d'arma da fuoco. Chi l'ho per rispondere? No, io. No, la buona. Sei una cagasotto pure tu di quelle tremende. Sono una cagasotto pure. Intanto, io. Guarda, però se mi arrabbio, boh. Non lo so, ehi. Non lo so, ragazzi. È difficile. Sei stata brava prima. Sembra un complimento. Penso a stare bene. Sta qui, Alice. Vieni, da questa parte. Cioè, questa nel mondo dei videogiochi è una rivoluzione. Perché per la prima volta ha perso un bel po' di sangue. Interpretiamo la parte dei, quelli che non sono in teoria, ma non lo sono per non triggerare Levian. Dalla parte degli antagonisti. Vabbè, non c'è. E altra cosa, c'è chi ha portato il gioco indietro perché non ha sopportato il fare questa parte. Perché è stato un tradimento da parte dei Naughty Dog. Ma indietro. Ehi, no, no, lo riporta indietro, proprio il gioco lo vende. Quello intendo. Da brava. E tra l'altro vedi che sono stronzo perché ci fanno empatizzare anche coi cani. Questa nuova regola. In realtà la gente non mi fido. Vabbè, ti fanno empatizzare coi cani, ma questi si portano tutto lo porterezzi il tuo gatto a combattere. Ma per loro non sono cani, ok. Ma per loro sono dei soldati. Sono dei cani soldato. Non sono dei cani d'appartamento. No, non condivido. Ma i cani sono addestrati. Esattamente. Guarda. Appunto, ma non posso. Tipo i cani poliziotti. Ok, puoi non condividerlo, ma è così. Non sono dei cani che loro hanno a casa. Vabbè, ma posso dire che non lo condivido. Sono da lavoro, ma mica li tieni in casa. Sì, ma li ami troppo, non puoi. Non lo so. Cioè, non lo so, è un discorso in un videogioco che non va fatto. Dico. Entrambi. Ok. Sì. Ok, qui stiamo andando a incontrare Isaac. Noi molti documenti non li abbiamo letti, per non dire tutti. Isaac è il loro capo. E a quanto pare è veramente cattivissimo. Il poliziotto ci si affeziona al suo cane. Guardiamo qui, che sembra che siamo alla fiera per in coda per il vaccino. Cioè, era così bene o male, giusto? Sì, diciamo che il poliziotto però non va in guerra, questo è il discorso. Infatti dicono un pezzo di merda, Isaac. No, lo puoi dire di merda, tranquillamente. Ehi, amico. Però da qui capiamo quanto Jackson, che era la località dove stavano Joel, Ellie e Dina, in confronto a questa era una realtà molto più piccola. Era proprio una realtà felice rispetto a questa. Questa è proprio vita militare, organizzata con vita militare da campo. Infatti ora vedremo, perché... Sì, infatti è figa sta cosa. Vedremo che... Ora ti faccio vedere delle cose per il quale... Loro non sono affatto delle persone buone. Non sono mica non sono mica brave persone. E ora te lo faccio vedere perché si vedrà una cosa importante. Perfetto, intanto abbiamo modificato l'arma. Bel lavoro, complimenti. Grazie Lucio Battista. Hai visto Isaac? Vieni quasi. No, con questo casino ti nasconderei anch'io. Sì? So dell'imboscata. Dove sta? In tutto questo noi non stiamo giocando una storia dopo Ellie, ma è assolutamente la storia parallela. Ricordiamo che questo è Seattle giorno 1. E nel Seattle giorno 1 noi con Ellie eravamo nella parte quella dove dovevamo entrare nel tribunale per capire dove si stavano dirigendo loro. E in tutto questo Abby non ha la più pallida idea che Ellie stia cercando lei. Non ne sa nulla. Lei ha ucciso Joel e ora sta vivendo la vita quotidiana di tutti i giorni, quelli dove doveva fare delle missioni per conto del WLF. Già. L'altra metà del cerchio, esattamente. Ma è importante questa cosa che sia in parallelo, perché la cosa, se tu ti fermi a riflettere un attimo e pensi, ok, ma in questo momento Ellie sta cercando Abby. Abby non ne ha la più pallida idea. Questa è stata la parte, la genialità della narrativa. Esattamente. Tu che ne pensi? Vabbè, sì. Non so, è successo troppo. Perché chiaramente... Perché sarebbe stato molto più semplice fare un prima e un dopo, come sempre. Del diavolo. Quella è la ragazza che abbiamo ucciso all'ospedale. Ancora qualche punto e sarò come nuova. Dovete dire a questa testona di starsene buona. Ehi, Mel. Sta buona. Contaci. Ehi, mi servono delle braccia forti.
Vi andrebbe di darmi una mano? Certo. Non scappare. Vi aspetterò qui. Buona buona. Nora, sei rilassata un po'? Ricordiamo che Ellie ha ucciso Nora sprangata in faccia. E non posso lasciare niente. Come sta? Quando era praticamente già morta. Il bambino ha valori sopra. Da qui si evince anche questa cattiveria di Ellie che può essere considerata eccessiva. Qualcuno deve avvertire Will. Però la rabbia è rabbia. Sì. Comunque qua Nora ci sta dicendo che ci sta per dire un segreto. Una cosa importante. Seguitemi. Oddio. Questi sono tutti morti. I nostri uomini. Ha svincolato Ellie dal ruolo di protagonista, Abby da quello dell'antagonista. Esattamente, perché sono tutte e due protagonisti. Però il fatto... The Big difende Ellie. Quindi Levian parla con The Big, perché Ellie dice, ha dato una scelta a Nora. Ti posso uccidere subito in via indolore, o mi dici dov'è Abby, e morirai in maniera dolorosa. Che c'è in quel sacco? Esatto. Ciao, Don't Cry! Ciao! Allora, ci sta facendo vedere una persona qua importante. Ha detto non ditelo a... È Danny. Dov'è Owen? Non lo so. Qualche giorno fa... Owen è il compagno di Mel, la ragazza incinta. Lo ripeto sempre perché magari con i nomi si può fare confusione. Nonché l'ex ragazzo di Abby. Owen sono usciti a vedere. Ah, certo. E oggi le guardie hanno trovato Danny vicino alla recinzione. È tornato fino a qui con un proiettile nello stomaco. Pincia siede, i costa quota. Isaac gli ha parlato finché era cosciente. Ma pare che nessuna unità tornerà da quelle parti. Owen, invece. Hai chiesto qualcosa ad Isaac? Sì, ci ho provato. Ma mi ha detto che devo stare zitta. Mi ha fulminata con lo sguardo. E quindi mi raccomando, non dite niente. Ora dobbiamo andare a conoscere Isaac, il capo del VLF. Di sicuro sta bene. Voglio leggere qualche commento. Sì, sì, vai, vai. Però finiamo questo video. Infatti. Dov'è Isaac? Non deve passare in secondo piano che, ripeto, tecnicamente è scioccante. A quanto il gioco. Ne so io, Beh, negli alloggi. Ok, vado a vedere come sta Mel e fatemi avere notizie. Certo. Intanto è morto un loro amico. Quindi The Big sarebbe stato meno crudele di Ellie, perché dice... Lo spero, cazzo. Che io, ragazzi, non facciamo... avrei sparato Nora direttamente senza darle scelta. Non facciamo passare in secondo piano che Abby ha ucciso Joel torturando, non si è limitata ad ucciderlo. Lo so, ma io no, questo sempre per entrare nel discorso, perché si potrebbe dire, ma allora Abby non è stata troppo violenta quando avrebbe semplicemente potuto sparare in testa a Joel? No, è The Big, gli ha dato una scelta. Ehi, allora ragazzi, se parlava e viveva, no, perché comunque già era infetta. No, non le ha dato una scelta di vita, gli ha detto o ti ammazzo velocemente o dolorosamente. Basta, facciamo un gesto chatting su The Last of Us, ma assolutamente sì. Io però non giustifico, però prima lo dobbiamo finire. Allora, guardiamo chi sono i VLF. Siamo entrati nei piani alti. Gente che tortura. Gente che imprigiona. Vabbè, perché loro sono a tutti gli effetti. Sono un gruppo paramilitare. Sono un gruppo paramilitare a tutti gli effetti. Perché ci sono questi gruppi che nascono. Dopo stamattina. Avrei un paio di Ah, sì, vero. Prima aveva... Gliel'ho detto che forse la lasciava via. Ah, no, giusto. Ellie quando punta la pistola e dice, se mi dici dov'è, forse ti lascio viva. Forse, poi intendetelo come volete. Ma glielo aveva dato. Poi gli tira la cartella addosso e scappa. Qua puliscono il sangue da questa bella tortura. Quindi, questo ovviamente ci fa capire che Abby non è che lavora proprio per un gruppo di santi. Perché ricordiamo, non c'è molta differenza fra l'uccidere qualcuno e il guardare altri che uccidono qualcuno, torturano qualcuno e non intervenire. È sempre un esserne partecipi, secondo me.
Comunque, andiamo a trovare Isaac. Ehi, hey, Abby. Dobbiamo salire. C'è Isaac dentro. Oh. C'è una scena un po' cruda qua. Breve, ma cruda. Ha detto di avvisarlo al vostro arrivo. Venite. Guarda. Facciamo la conoscenza di Isaac. Ci sono Abby e Mandy. Non deve addormentarsi. Signor Sims. Saliamo. Stava letteralmente torturando quella che penso sia una iena, perché era coi capelli rasati come la iena. Ho saputo che siete finiti nei guai. Non abbiamo subito perdite, solo qualche ferito minore. Agli altri è andata peggio. Vorrei un po' sentirlo più spesso. L'espressione, vero? Vabbè, ma anche Abby è un'espressione. Hai visto la base così? Secondo me non è cattiva. No, a me non sa di cattiva Abby. Sto aspettando altre unità. Ha un biceps che... Che succede? Manca un triceps. Tutte queste scarmagne. Non si può continuare così. E quindi... Cosa? Pensavo ad un'altra tregua. Ma quanto tempo passerebbe prima che qualche coglione nostro loro mandi tutto a puttane? No. Devono essere tutti. Signore, abbiamo provato ad attaccare. Non in questo modo. E non con tutti. Lui vuole fare fuori tutte le iene, perché per lui sono un problema. Dovrebbe coprire l'avanzata. Quindi vuole attaccare a tutti i costi il campus diretto delle iene per farli fuori una volta per tutte. Raccogliete le squadre. State pronti. Quando tornano lui e Danny? Chi ha parlato? Nora? Nessun segreto per nessuno a Salt Lake. È passata qua sotto la moto. Oltre il gallo c'è anche la moto. Per quanto ne so. Ma perché non hai mandato una squadra a cercarla? Ha sparato a Denver. Tra l'altro ci per proteggere una iena. Sta dicendo una cosa importantissima, un attimino. Non è da uno. Ti sbagli. C'è Isaac che sta dicendo che Owen ha sparato a uno di loro per proteggere una iena. Se questa voce gira, Owen è morto. La gente farà a gara per sparargli a vista. E allora smettetela di far girare la voce. Voglio cercarlo. Lo riporto qui e andremo in fondo alla... Dicevi che manca un po' alla tempesta. No. Abbiamo soltanto una possibilità. Viene prima del bene di tutti. Di sicuro prima di Owen. Se si fa vedere, d'accordo. Gli do il beneficio del dubbio. Andremo in fondo alla questione. Mi serve, Abby. Chiaro? Sì. Chiaro. Bene. Bella massiccia. Studia il piano e ripassa la lista. Prendi da mangiare, poi parliamo. Abby è combattuto in questo caso, perché dice vado a prendere Owen, cioè lo vado Owen a cercare per vedere cosa è successo. Giusto. È presente quel ragazzo che poco fa ci ha fatto vedere Nora, quello che ha aperto? No. Abby. Lo accusano che Owen abbia ucciso lui per salvare una iena. Isaac ti farà a pezzi. Però non sanno se è vero. No, non lo sanno. Hai sentito? Gli servo. Se Owen è là fuori,
Come diavolo pensi di trovarlo? So dove è diretto. All'acquario. Smetti. 3 anni prima. Giuro che ti uccido. E qua approfondiamo il rapporto fra Owen e Abby. Dico sul serio. Owen è molto più magro. E Abby molto più magro. Ok. Perché non vieni a goderti il panorama? Questo lo scopriremo con la storia. Infatti stiamo andando 3 anni prima. Ah. E qua ti fa capire, Chiaralla, perché siamo Owen, fin qui, secondo Abby, è all'acquario. E lo stiamo scoprendo proprio ora. Sì. Sì, contava arrivare su, quindi... Poi ricordati sempre, Chiaralla, che questa è una storia in parallelo. Noi sappiamo adesso che al terzo giorno Ellie trova Owen all'acquario. Oppure ti metti al posto dei bambini? Sì. E poi ti godi la vista. C'è l'allenamento. Davvero? Se invece lo saltassimo solo stasera. Abby non salta allenamenti. No. Beh, parliamone. Si è fatto tardi. Già. Ok. È per queste tragedie. No. No, non farlo, è troppo alto. Oh mio Dio. Mica ti fai triceps saltando allenamente. Sai? Assolutamente no. Guarda Owen. Non posso continuare a vivere così, Abby. Owen, sul serio, giuro che ti lascio. Owen. Ti ho sempre amata. No! No! Owen! Mi butto? Sì, stavano insieme. Solo che poi, per un motivo che scopriremo, si lasceranno. E Owen starà con Mel. Eh? Sono qui, brutto cretino. Ti sei tuffata? Senza avvisarmi. Pensavo fossi affogato. E volevi venire a salvarmi? No. Volevo impedirti di risalire. Ho trovato una cosa che ti piacerà. Cosa? Credo che dovrai seguirmi se vuoi scoprirlo. Owen, dobbiamo tornare. Ehi, ma prima devi vedere una cosa. Io Owen... Cosa credi? Per cosa? Che cacceranno via delle luci smarrite senza un posto dove andare. Forse. Preferisco non scoprirlo. Vieni a vedere questa cosa. Fai un bel respiro. Vediamo cosa ha scoperto Owen. Comunque nulla, il gioco è lasciato al caso. E questo cos'è? Non lo so. Andiamo avanti. Sì, cazzo. Molto romantica questa parte, eh? Non sembri convinto. A me è piaciuta tantissimo invece, perché approfondisce proprio il ruolo di quelli che possiamo chiamare antagonisti, ma non sono. Vabbè, sono gli antagonisti, come Ali per loro. Francesco. Quindi essere uno di quelli. È quello, lì il ruolo è molto labile sotto quell'aspetto. Ma ognuno ha un ruolo diverso nella propria storia, così nella vita. Ho visto una foca giorni fa. Per questo il fatto che molte persone non abbiano accettato sono il gioco a riflettere. Cioè, quelli sono leoni marini. No, no, è impossibile. Ma io. Ricordiamo che anche Abby, che anche Abby e Owen sono nati in questo mondo. Non hanno tracce del mondo di prima. Infatti lui dice: forse ho visto una foca. Aveva questo colore. Cioè, si impressiona una frase del genere.
perché non hanno mai visto animali se non quelli della loro zona, tra virgolette, quelli dove sono cresciuti. Quindi loro stanno come Ellie ha vissuto l'esperienza del ehi, dammi una mano. Quei dinosauri, per intenderci, al museo. Loro due stanno vivendo quella dell'acquario in parallelo. Vieni. Questo cosa sarebbe? Direi che sembra una specie di teatro, ma per i pesci. Cosa sei, un gallo? Beh, sono un lupo, è il mio ululato. Esatto, sei un cretino. La barca era parte dello spettacolo. No, qualcuno ha trasformato questo posto in una specie di mole. Chiara e i tecnicismi su come aprire le saracinesche. Vestiti da bambino. Hanno trovato una barca con dei vestiti. E c'era una famiglia. Guarda questi disegni. Che sarà successo? Sono diventati lupi? Sì, o li hanno ammazzati le iene. Viva l'ottimismo. Parecchio inquietante. Ok, basta questa. Con questa barca. Finiamo con lo zoo per pesci. C'è dell'altro da vedere. Certo. Bellissimo che stiamo tornando così. Lo sai. Sì. Sì. Ce la fai a passare da lì? Dammi una mano. Sì. Vieni. Ok. Che cazzo, guardati. Comunque in live siamo il doppio di quanto indica Twitch. Sì, è un problema che stiamo riscontrando ultimamente. Ma forse più del doppio, ma non so perché. Ma da giorni ci dà questa problematica. Tipo risultiamo 6 ma invece siamo 15. Ragazzi, se siamo di più, fatevi sentire. Diteci qualcosa. Non ci fate sentire soli a me la tira. Che per ora siamo. Santo cielo. Bellissimo questo posto. Che roba pazzesca. Sì. Bellissimo. In un post apocalittico te lo faresti come base per viverci. L'acquario. Sì, considerando che non hai nulla, quindi una dico... vasca nel pavimento. Peccato immaginarlo la parte dell'allunaggio. Te la ricordi? Quando Joel regala la cassetta ad Ellie. È un altro mondo. Lo so, Renny. Renny, però non hai detto la tua sulla questione Ellie. Abby, violenza con Levian. Ma The Big ha riscontrato questo problema. Rivendico questo posto. Quindi evidentemente. Sì. Va bene così, dico non. Vieni quando vuoi. Ah, sicuro? No, non direi. Prima vediamo se te lo meriti. Sei un cretino. Cominciamo bene. Solo mi sentite un po' di febbre. Quella forse non sto guida bene. Ma ancora per il vaccino, Renny? Chiusa. Ah, praticamente stiamo capendo che qui quella famiglia che abbiamo visto la barca si era trasferita qui. Infatti questo è il posto di Max, c'è la stanza del bambino. Cos'è successo a questa famiglia che si era trasferita qui? Bella domanda. Intanto bellissimo l'ingresso con la bocca dello squalo, è da dove siamo venuti. Qua c'è un fochinaldo. Ehi, hey, niente macchie. Guarda. Beh, quella che avevo visto non era di bronzo. A papà sarebbe piaciuto. Sì. Ok, visitiamo un pochino questo zoo. Già.
attenzione. Oddio. Ha un documento per le mani e questo lo leggiamo. Questo è il nostro capitano. Merda. Papà, Max deve andarsene da qui. Non può passare la vita chiusa in questo palazzo putrescente. Diventerebbe un debole come te. Quando i soldati hanno ucciso mamma, quindi hanno ucciso la moglie in questo caso, si è rimasto immobile come un codardo. Che esempio potresti dargli? Quindi il Max era il bambino che poi è cresciuto. Avresti dovuto resistere, vendicarti per come l'hanno ridotta. Voglio che Max sappia cosa significa lottare. Ah no, forse era un altro figlio allora. Voglio che Max sappia cosa significa lottare per costruirsi una vita degna di questo nome. Questo mondo è spietato, ma sta a noi cambiarlo. Solo da deboli possiamo trovare la nostra vera forza. Forse torneremo un giorno, e in quel caso spero di non trovarti ancora seduto sulla tua poltrona del cazzo. E invece... E invece è morto qui. I figli sono scappati con le iene. Nonno, papà... Con le iene! I figli sono scappati con le iene. Probabilmente si è unito alle iene perché i soldati appunto hanno ucciso la moglie. Quindi ovviamente se i soldati, il WLF in questo caso, ti uccide la moglie, tu te ne vai sempre con la fazione opposta. Perché sono eccoli. Una sorta di squilibrati, semplice. Quindi c'erano il papà e quello lì, il maschietto della foto. Poi ci sono i due figli, la moglie è stata uccisa. Ma non fanatici. Max probabilmente era la femminuccia. Non è lo stesso. Era per dire... Non dire queste cazzate allo stadio, ok? Questa era la senza te di tutti. Scherzo. È bellissima questa... Io adoro queste storie raccontate semplicemente, visivamente o con una lettera. Abbiamo tempo. Il rispetto per un padre è sempre motivo di onore, ma il tuo cerca solo di controllarti, vuole farti sentire un bambino perché ha troppa paura di comportarsi da uomo. Meriti di vivere in una comunità, quindi in questo caso le iene, che possa incoraggiare uno spirito forte come te. E questo vale per la maggior ragione. E questo vale a maggior ragione, Max. È così impressionabile. Se tieni a tuo fratello, portalo via da là prima che diventi un debole come tuo padre. Tra 5 giorni ripasseremo davanti al vostro acquario. Se volete unirvi a noi, accendete una torcia sul molo e aspettateci a che lei possa guidarvi. Quindi abbiamo capito che i due fratellini si sono uniti poi alle iene e il papà sicuramente poi si è lasciato andare. Che dici? Così sembra. Tra l'altro la cosa che fa impressione, sai qual è? La prima volta l'ho visto. I liquidi del corpo, dopo che è morto, che col tempo si sono fusi con il pavimento. Cioè se ci pensi è un piccolo dettaglio... abbastanza impressionante. Sì. E lui comunque è morto lì con la foto delle famiglie e della famiglia accanto. Non si sa se si è suicidato poi, attenzione. Però una breve storia triste. Strappato. Vuol dire che è lì da anni. Sì, esattamente. Che ruzzato. Oddio. Questa non la sapevo. Strano, non te l'eri... Non l'avevi visto? Ora abbiamo le chiavi e possiamo entrare nella stanzetta di Max, del bambino. Che ne pensi di queste storie raccontate all'interno di altre storie? No. Ma bello, perché nulla è lasciato al caso, nel senso è tutto dettagliato. Bravissimo, esattamente. Cavolo. Diciamo che non so con che velocità ci si decompone. Questa era la stanzetta del piccolo Max. Oh, non la ricordo, comunque bel dettaglio. Questa è la stanzetta. Non la ricordava Renny. Ma neanche bene, Nat. Non vorrei calarti là sotto. Andiamo. Owen. L'ultima volta. Promesso. Comunque un bel rapporto sembra quello fra Abby e Owen. Solo... Cosa sarà successo poi? Non guardare giù. Perché si sono lasciati? Sei brava. Sembrano così felici, oppure lo scopriremo. Scopriremo anche questo piccolo dettaglio.
Guarda questi. Vorrei conoscere il ragazzino. Beh, è una iena. Forse l'ha incontrato. Ah, cavolo. Spero di no. Wow. Poi Owen è un mezzo figlio. Come vedi, loro uccidono le iene. Ora, avendo letto questa storia, lei gli ha detto magari tu l'hai incontrato. E lui fa, cavolo, spero di no. Cioè, si sta rendendo conto, forse Owen, piano piano, wow, che anche lui non fa parte della fazione dei buoni. Cioè, sono tante piccole cose. Hai visto? Carina. Te l'ho detto, hanno le macchie. Sì, certo. Max. No. Ragazzi, scopriremo tutto. Scopriremo tutto. È per questo. È per questo, vero? Ti disgusta, puoi dirlo. Sì, sì. Cosa non l'ho capito, cosa che la disgusta. Avanti, non lo stavo seguendo. Scusami. Non chiedere scusa. Parla con me. Io lo so che non abbiamo altre piste. Ma... Lei ha sempre in mente una cosa. Ma Joel è ancora là fuori, credimi. Lo so. Joel, non se lo toglie dalla testa. E questo è 3 anni prima. Che devo fare? Torniamo indietro. Abbiamo l'addestramento. Non è passata una moto dentro l'acquario, ragazzi. È passata Va qua. Avanti tu. E invece tu? Io resto ancora un po' qui con le foche. Praticamente qui si capisce che Owen fondamentalmente si vuole distaccare. Non ha questa ossessione nei confronti di Joel. Cosa che ha Abby. Vabbè, Abby ha un motivo. Sì, sì, sì. Ma senti, te l'ho detto. Probabilmente Owen capisce che non è la sua guerra. E nel suo modo di fare, Owen probabilmente vuole fare capire a Abby che non è il caso di passare tutta la vita nel tentativo di vendicarsi. Probabilmente vuole fargli capire questo. Tu che ne pensi? Potrebbe. Se Owen non fosse. O magari semplicemente non Fidati. Vuole mettersi in mezzo. Owen sta spingendo Abby a scegliere. Togliamoci dal tetto. La classica scelta: scegli o me o la vendetta. Perché non torni qui? Bellissimo, no. Qua. Dobbiamo arrivare noi alla ruota panoramica. Devo trovarlo. Intendo. Si ha ucciso Dan. Culo Dan. Purtroppo Owen gli ha sparato prima di me. Ehi, Abby. Mi stai aiutando a scappare, lo apprezzo. Ragazzi, graficamente è qualcosa di fuori scala. C'è una profondità di campo bellissima, no, ancora di più. Sarebbe un suicidio. Queste 5, guarda, di giochi non di luce, le ombre. Basta tutto. Seguire il sole. Cioè, si vedono pure i dettagli della pelle, della spalla di Abby. Sono troppe iene in questa zona. Man, ti prego. D'accordo. Owen. Voleva farle cambiare pagina per vivere normalmente, non andare via il passato. Esattamente. Manny troppo sulle bozze invece dice The Big. Perché? The Big. Pure a me Manny. No, certo che la muovono la bocca mentre parlano. Assolutamente sì, re. Poi ora ci facciamo caso. Poi c'è sempre il joystick di una PlayStation 2. Ricordiamo che la pandemia scoppiò ai tempi della PlayStation 3, ma qui erano un po'. Oh, neanche che era PS2. Allora, in tutto questo, ora cosa stiamo facendo? Isaac ci ha detto di attendere ordini per attaccare il villaggio delle iene. Ma con l'aiuto di Manny, in questo caso, noi stiamo andando a cercare Owen. Perché Owen è accusato, o meglio, si sta spargendo la voce che Owen abbia sparato
a uno del WLF, quindi ha ucciso uno del WLF per salvare addirittura una iena. Una cosa impensabile per Isaac. Cioè, Isaac torturerebbe tranquillamente Owen. Scusate i tanti nomi, ma ragazzi, è così. Ehi. Grazie. Per questo? Sì. Quindi in questo caso noi stiamo andando da Owen, disobbedendo agli ordini di Isaac. Sai che non raccomando. Per me Isaac Ment. Potrebbe essere, ragazzi. Potrebbe essere tutto. Io dico sempre, godetevi la storia. Forza. Perché ne vedremo delle belle anche dal lato Abby. Ragazzi, ci sono delle parti emotivamente forti, anche qui. Ma forti, bene. Forti, forti. Fammi gli auguri. Quando lo trovi, non fargli troppo male. Ci proverò. Isaac sta mentendo perché Owen ha dubitato di lui. A dopo. Quindi dici che ha montato questa storia. Ok, devi solo seguire il sole. Quindi dici che ha montato questa storia. Ipotesi. Lo scopriremo. Ragazzi, io non dico nulla. Io ovviamente lo so. Ma non dico nulla. Allora, se vuoi recuperare un po' di messaggi, se ci sono, così intanto io esploro un pochino. Chiaralla, tu che idea ti stai facendo di della fazione, del WLF, di questa fazione paramilitare? Grandioso. Intanto si sentono degli spari. Qua siamo in piena zona iene, comunque. C'è letto fuori. Cos'è questo? Vabbè, come Ali. Ma perché lei è sola per una serie, per la circostanza che lei tecnicamente non dovrebbe essere in missione. Sì, sì. Lui non gli ha detto altro, non ti azzardare ad andare a cercare Owen. Se lui si farà vivo, allora ne parleremo. E non ne parleremo di Isaac e semplicemente lo uccidiamo comunque, sia chiaro. Non credo dia molte alternative. Chi si attiene alla vita militare, alla disciplina, ha più probabilità di sopravvivenza, sicuramente. Ma aborro metodi di tortura, anch'io. Cioè, proprio quando c'è stata la parte della tortura, è stato veramente pesante. Cioè, quello lì aveva tagliato i genitali, praticamente. No, veramente, non si era visto. Sì, 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 sì. Allora, devo andare di là, ok. Ragazzi, faccio una domanda scomoda, anche se non so quanti siamo. Riguardo la fisicità di Abby, voi che mi dite in chat? Sempre se avete qualcosa da dire. Intanto prendiamo un po' di collezionabili. E ci tengo a dire che a me per questo gioco mancava un solo trofeo per prendere il platino. A Big piace il suo fisico. Via, 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 via. Ammirevole. Che cavalla. Il braccione soprattutto. Tutto questo Chiaralla è saltato in aria, ricordiamolo. Pure. Anzi, lo stiamo ascoltando a volume basso, purtroppo. Io la prima volta sono letteralmente saltato in aria. Puttana di sua zia. So zia. Purtroppo ragazzi, un po' di crafting lo devo fare perché poi ci ritroviamo come è successo con Ellie un po' senza Nugaz e rischiamo di morire. A me piace il fisico scolpito, ma preferisco una fisicità meno accentuata della sua, leggermente meno. Intendi su te stessa, però, presumo, sì, intendo. O secondo te avrebbero dovuto farla un po' meno muscolosa? Ah, su di me, ok. Qua vediamo una cosa importante, perché stiamo iniziando sempre a vedere questa figura di lei. No, ci sto da Dio, dice. Di lei, infatti la scritta dice lei ci guiderà. May she guide you.
Ma non sappiamo neanche nulla di lei. Sappiamo che è la prima volta che si vede. Anche con Ellie si era vista. Sì. Ma perché qui siamo in territorio iene? E lei dice, occhio a questa frase, abbiamo i bastardi davanti casa. Quindi lei, come abbiamo potuto notare, uccide. Fondamentalmente non sapendo neanche lei il perché. Ma uccide le iene. Infatti ora l'ha chiamati bastardi. Questa era la sembra pelle rossa quasi. Ma Abby? Però non sembra pelle rossa Abby. Non ci può stare, non ci può stare. Perché? Probabilmente dai colori, intende. Ma dai colori a me. Non mi ricordo, noi siamo venuti. No, il viso, quello scolpito nel. E infatti. No, Gabby no. Ah, Kira Rangi. Dei lineamenti sì, anche a me sembra sembrata pelle rossa. Pelle? Pelle rossa? No, lo so che non era questa, era pelle ossa quella. Ricordiamo che in questo ma ti assicuro che giocarlo è peggio. Bene, è finita. Ti assicuro che giocarlo è peggio. Che la creiamo una di queste. È una bella chiavazza inglese di quelle per uccidere malissimo. Tra l'altro in questo, proprio in questa città qui c'è un bellissimo easter egg in cui trovi l'uovo dorato di Jack and Dexter. Non so se lo sapevate, Jack and Dexter è un vecchio gioco anche della Naughty Dog, uscito anche poco dopo Crash Bandicoot, perché non, anche questo non so se lo sapevi, ma Crash Bandicoot è proprio loro, dei Naughty Dog. Sì, sì, l'avevamo già parlato. Ok, ok. Chiara, la sarebbe bello guardare questa live in tua compagnia, dice Renna. Sì, perché anche se non sembra, la nostra Chiaralla è una caga sotto pure lei in maniera abbastanza importante. Forse anche più di me. E allora, continuiamo. Una caratteristica importante dei players, io sono cacona. Assolutamente. Io sono cacona. Allora, lo volete vedere l'uovo di Jack and Dexter? E vediamo sto uovo. Sto uovo. Tra l'altro, guardate, ce lo fa capire anche il coniglietto qui. Squitty squitty. Squitty squitty, esattamente. Yeah, lui. Dice Davian. Non l'hai visto? Ah, forse Davian non l'ha preso perché non è proprio facilissimo da trovare. Però vediamo, andiamo a trovare subito. Ma tu questo. L'hai cerca, cioè l'hai cercato. Con una guida poi l'ho trovato. Ok. No, ma io gli horror li farò nel 2000. Ah, ma ci sta. Ma quindi per te, Chiara... Allora, permettete un attimino, devo rialzare il volume. Rientra in categoria horror. Però in un'apocalisse andrei in giro a lottare. Lutare. No, lottare, lutare. Pensavo sì, che... e in inglese significa raccogliere oggetti. Sono un pro. Ma voi anche così le private le cassaforti, ragazzi? Ok, qua impariamo ora a lottare meglio.
Prendiamo tutta questa bella robetta. Assolutamente sì. Ma io l'ho scoperto solo alla seconda run. Io nella prima run non lo sapevo completamente. Ok, così abbiamo il nuovo ramo. Crea due pugnali, ok. Ma lottare o lottare? Ok, possiamo creare i pugnali ora. Perfetto, i pugnali ci salveranno il culo in tante occasioni. Altra cosa sempre che io credo sia importante. Cioè, io ripeto sempre, se noi non trovavamo questa cassaforte, non avremmo potuto creare i pugnali per tutto il gioco. Beh, non te l'ha scoperto alla terza cassaforte, avendo la combinazione. Ho cercato di capire se al numero giusto accadesse qualcosa. Bravo bene, Nat, bravo bene. Siamo nel posto giusto. Dal cinesino. Se non sbaglio è qua l'uovo, ma dobbiamo fare una cosa particolare, non è così semplice da trovare. Cioè? Vado a memoria perché non me lo ricordo bene, però lo troverò il modo. Allora, non è qua. E allora è qui. Da qualche parte bisogna entrare e salire. Ok, sì, questo è il posto giusto per trovare... E bene, Nat, tu l'avevi trovato l'uovo di Jack and Dexter? Non vi avvicinate. Ovviamente non sarà facile da prendere. Mi sa, appena hai nominato l'uovo mi è venuto un certo languorino. Occhio. Ragazzi, qual è il vostro modo preferito di cuocere le uova? Aspetta, che qua è importante. Gli facciamo saltare le gambe con una bombetta? Sì, dai, ci divertiamo un pochino. Dai, guarda. Vieni. Anzi, no, ti ammazzo così. Bellissimo, ragazzi. Bene. Bellissimo. Dove andati? Sono cioè, a The Big non piacciono le uova. Ci può stare, dai, ci ma può stare. Se deve proprio scegliere frittata e via. Sode occhi di verdade, che era l'occhio. Allora, di andiamo a trovare l'uovo di Jack and Dexter. Sono fatta di pane tostato, anch'io, Chiaralla. Prendiamo la rincorsa e voilà. Deve essere qui da qualche parte. Qua troviamo una lettera. No. La cassaforte è quella che abbiamo trovato giù. Ed eccolo qua. E voilà. Questo ventilatore. Non sblocco il trofeo perché ce l'ho fatto. Ecco l'uovo di Jack and Dexter. Infatti ce l'hai. Ma che cos'è? Tu giustamente pure dici ma che cos'è? Perché non hai mai giocato Jack and Dexter. Si sbloccava un trofeo qua prendendo questo, che è la reliquia speciale. Avete visto cosa vi ho fatto vedere? Questa cosa parecchio inutile. Il globo precursor. Esattamente. Cazzo, non l'avevo visto. Figlio della merda. Coglione. Esatto. Io quando ho visto quella statua samurai ho detto ma che chi cavolo è? Quello era Jack. Ovviamente ci premia anche. Cosa quello era Jack? E prendiamo anche un'altra bella arma che è il famosissimo pompone. Il fucile a pompazza, quella che io adoro. Ma sei che proviamo. Qual è il tuo problema? Facciamo saltare le scale. Il tizio che ti ha accolto di sorpresa era Jack. Il negozio. Niente, battutona. No, vabbè, niente. Devo dire che è un genio. Però vabbè. Perché sei maliziosa? Io no. Io no. Ma io non ho parlato, sei tu che te ne sei reso conto da solo. Ok, ci siamo fatti tutta questa parte in più, perché fondamentalmente non serviva. Non so quando mi riprenderò da questa cosa. Bomba! Una mano nella cabeza. Anche Renata. Però Renata, che sa che quando a me viene la scimmia non se ne va più. Continua. Dico, Renata, non infierire, mia cara. Ma credo che lo faccia appositamente.
andiamo qui. Ragazzi, comunque vi faccio un mini spoiler. Che la faccio? Non mi ricordo quando avviene bene, ma c'è con Abby una delle parti più violente in assoluto che abbia mai visto in un videogioco. E sicuramente Levian, The Big e gli altri se la ricorderanno, la penso. Ma è in assoluto una delle cose più violente che si sia mai vista, se non forse la più violenta. Ma è lei che commette questa violenza? Non dico niente. Non dice nulla. Ah, ha ragione Chiaralla. Quando strappo un fiore da terra. Cosa abbiamo qui? In che senso quando strappo un fiore da terra? Ma è una battuta. Allora, qui abbiamo, forse il mio desiderio è irrealizzabile, ma devo comunque esprimerlo. Dona ai lupi il tuo discernimento, la tua saggezza e il tuo amore, così che possano abbandonare la via dell'egoismo e deporre le armi. Ti supplico, porta la pace in questo mondo. Questo praticamente qui dentro, le persone lasciano i bigliettini per le speranze, per quello che vogliono in meglio nel mondo. Dice Chiaralla, adoro quando ho ragione. Ma quasi sempre ha ragione la nostra Chiaralla, ragazzi, quasi sempre. Ma più che altro perché non dovete darle torto. Cioè, questo ha pregato per il gruppo di Abby. Sembrerebbe così. Un bel manechineco. Isaac. Sapevate che il manechineco è un gatto a tre colori maschio? E in quanto tale è considerato fortunato, perché è molto raro, però è sterile. È un gatto raro. Rubo 6 cervi al parco del re. Come gli stronzi, hanno sempre ragione. Chiaralla. No, da noi si dice un'altra cosa. Esatto. O è stato un modo per appellarli stronzi, non si sa. Sì, di solito sono le femmine a essere di colore. Sì, ma infatti Chiaralla, se è maschio vuol dire che ha i cromosomi sessuali XXY, quindi proprio esattamente come le persone, come gli uomini che hanno questo difetto genetico, non possono concepire. Dice ciao qua. Zazen! Ciao Zazen! Ciao ciao, come va? Come va? Sì, dice Benast come la mia Ellie. Sì, ma anche, cioè, in maniera più appropriata come il gatto di Lady Lannister, che appunto è tre colori. Nonostante un maschietto. Esatto. Anche la mia Nina. Anche Nina ha tre colori. Vero? Come vero? No, è un vero. E voi? Noi bene. Bene, 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 stiamo proprio in quando nella parte, siamo sempre più dentro la storia e abbiamo avuto un breve jet chatting all'inizio in cui praticamente alcuni utenti sono fazione Ellie e altri in cui sono fazione Abby, chiamiamole così. No, non avevo letto, non ho avuto problemi diversi. Che è successo, Zazen? Se ne vuoi parlare, noi siamo qua. Noi siamo a chi? Attenzione! Chiamate subito Levian! Abby tutta la vita! Chiamate subito Levian che cercava un compagno d'armi per la fazione di Abby. Dov'è Levian? Eccolo! Vabbè, ovviamente è spuntato. Ovviamente, subito lui! Io non mi ricordo dove devo andare, onestamente. Poi possiamo vedere, comunque possiamo prendere i bigliettini e vedere le speranze delle persone. Oracolo, nutro umili desideri e avverto bisogni semplici, ma le mie mani sono goffe e non riesco a offrire un contributo al bene del villaggio. Vorrei saper forgiare, riparare e costruire. Ti prego, donami queste capacità, così da rendermi un uomo utile e rispettato. Ma sai che conosco tante persone che vorrebbero essere rese utili e rispettate? Quindi loro si ritengono inutili in questo caso? Sì. Oracolo, desidero unirmi di nuovo alle cacce. Accogli la mia supplica e donami un nuovo destriero, forte e veloce, con redini e sella per governarlo a dovere. Praticamente è una... possiamo chiamarla setta?
in cui tutti si vogliono rendere utili, in cui tutti vogliono fare qualcosa utile per la società. E lei viene e dice: tu sì che ne capisci, Zaten. No, che qui sono tutti fanboy di Ellie. Esagerato. Io, e Zaten dice: la cosa sempre che critico di Levian è l'essere. Sì, ma lui è. Cioè, non si limita a dire io ho ragione. Deve sminuire l'altro dando semplicemente, se tu la pensi come lei sei un fanboy di Ellie, no, non puoi non pensarla fastidio. Non puoi non pensarla diversamente. Se non la pensi come lui, in questo caso sei un fanboy di Ellie, non hai alternative. E lui è un fanboy di Abby. Ma guardando nel complesso la storia, come non si può amare Abby nella sua crescita e redenzione? Premesso che noi ancora qui siamo al giorno 1 di Seattle, eh? Quindi ancora crescita redenzione di Abby non c'è niente qua, eh? Ah, ma questo è uno spoiler, però. No, che redenzione hai visto? Scusa, perdonami. Non l'ho vista, appunto. Non ce n'è. Quindi ci sarà. Zaten. Ragazzi, dice Renna, io sono Tim Abby Ellie. Amo entrambe incondizionatamente. Chi era la chiamo il band? Ragazzi, non mi ricordo qua dove devo andare, porca vacca. Non mi ricordo. C'è Abby, no. Non mi ricordo dove devo andare, ragazzi. Sono da lì. Devo riuscire ad andare dall'altro lato, ma come? Vabbè, ma quello che ho detto si capisce benissimo nella parte di Ellie. Ah, da qua era molto più semplice del previsto. Occhio, perché qua ci sono delle ienazze. Lei ci proteggerà tutti. Entriamo in questa fumetteria. Si chiama Lucy Comics. Ci stanno tracciando. Chi è che ci sta vedendo? Non lo capisco. Come facevano gli antichi? C'è qualcuno che sa come facevano gli antichi? Gli antichi saremmo noi. C'è la società che c'era prima. Intende questo, penso. Con le pietre. Non riesco a capire da dove mi vede. Ma io non ce la fanno nascondersi nell'erba, è troppo importante. E lei non utilizza nessun arco, ovviamente. Lei fa solo casino. È così la nostra. Vediamo se io tiro un mattoncino qui. E fischiano. Sono molto. Come si dice? Lo facciamo saltare in aria a lui. Sì, così. Vediamolo come. Sì. No! Imboscata! È un casino così. Io c'ho una preparazione militare, io faccio casino. Che vuol dire? Di solito si mimetizzano i militari. Qui dentro! Ma c'era uno qui dentro, hai visto? Face.
queste sono pure al basso. Eccola lì, non ci ha visto. Gli facciamo un bel headshot, bello tranquillo. Ok. Però lì ci hanno visto in due e ne facciamo una bella cosa. Sempre molto tanzion. Sì, parecchio. Mi spento. Ah, è qua. E allora cerchiamo. Ce n'è pure un altro là sopra. Allora io devo... Intanto mi curo. Zassan, comunque, senza ulteriori spoiler, se no Chiarella mi fa bannare, ma anch'io Zassan, non l'ho giocato questo gioco. Dico soltanto che giocare con Abby mi è piaciuto molto di più. Ok. Cos'è stata frecciata? Sì, devo togliere infatti la freccia. A te invece è piaciuto il farola. Cioè mi ha fatto un headshot. Esatto. Cioè mi ha fatto un headshot. Che c'è? Quindi mi ha fatto un headshot. Ok, va bene. Vediamo se provo ad aggirarli da qui, così non mi sparano dall'alto. Beccatevi questo. Lei quanti vostri giochi? C'è anche un lupo qui. Non posso andare proprio aggressivissimo qua, eh. Devo stare più a quart. Molto più a quart. Uno e mi utilizzo pure il secondo. Perché devo stare più a quart. No, un solo colpo di questa non me lo faccio. E là il tizio. Minchia, appena spunto la faccia mi... E che due cazzi! No! Che è disperata, forse era suo marito. Sono ovunque. Deve scappare. Mamma mia. Allora, è molto difficile giocare, no? Rispetto a quando abbiamo visto le Iene con Ally, no? Non deve scappare. Al diavolo. Vero, deve arrivare la parte multiplayer ancora di Uncharted, eh? Due è da spazio la modalità multiplayer per riprendermi la mia PS4 Limited Edition di Batman, che per adesso ho prestato. E rigiocarci. Perché comunque ci sarà pure una modalità online di The Last of Us 2, ma sicuramente con PS5 arriverà. Ok. Non avendo l'acqua come con Ally, le Iene sono un po' un casino. Sì, esattamente. Ma noi lo faremo. Perché era la lanciata del multiplayer. Tra l'altro il primo multiplayer di The Last of Us era fatto benissimo. Sopravvivenza pura, tatticismo al massimo. Esatto, Zasen, era fatto benissimo. Non è caduto davvero. Ok, vediamo dov'è il tizio. Ah, qua dietro.
piange. Muori, bastardo. Muori, cana. Ai. Lo hanno pronunciato poco dopo lo stile del gioco, ma senza l'altro. Quindi non sappiamo quando. Ok, posso passare per questo edificio. Ok, questa parte l'abbiamo fatta pure. Un po' un casino, ma l'abbiamo fatta. Riformiamoci. Ok. Possiamo, se non sbaglio, continuare a salire, se non ricordo male. A parte non la ricordo benissimo. Cioè, ragazzi, incredibile, l'ho fatta 4 volte. Ah, certo, ovvio, ovvio. Facciamo un bel team, il Players on Team. Ah, si sta aprendo. Cazzo. Spero che uno non sia passato da qui. Prosegue la nostra strada verso l'acquario, intanto. Un bel proiettilone, ce lo troviamo qua. Cos'è questo? We push your farther, your farther. Eccola di nuovo. Lei, secondo te la incontreremo? Stronza maniaca. Vabbè, diciamo che... Cosa? Cosa, cosa? Voglio sentire il tuo punto di vista. Un po' maniaci sono anche loro che torturano. Sono finita in bocca alle iene, ovvio. Ma chi è che non tortura in questo mondo? Sarebbe te. Oh, guarda, la faccia di lì. Non abbandono torture. Che io so. Assolutamente sì. Se ti ricordi, Joel e Tommy torturavano. Sì, hai ragione. Anche per avere informazioni, cos'è, ma torturavano. Vabbè, quindi sono tutti un po' maniaci. È quello che dico io, dipende dal punto di vista in cui lo guardi. Dipende assolutamente dal punto di vista in cui... No, ma dico, ma secondo te perché Abby dice stronza maniaca? E oppure questi sono pazzi? Secondo te lo dice per un reale motivo... O perché c'è cresciuta in questa fazione e quindi deve odiarli? Quello io voglio sapere. Secondo me... Perché io ti faccio l'esempio. Magari potevano fare una storia in cui noi prendevamo parte nelle iene e dicevamo, ma forse loro non sono pazzi, alla fine. Forse non hanno il tosto torto. Non lo so, sto ipotizzando, dice, eh. Perché in questa posizione punto e basta? Ma questo si è capito, che lei tu, non lo sa. Ma tu poco fa di getto hai detto, ma effettivamente sono un po' pazzi. Io ho detto che effettivamente sono un po' pazzi. Vabbè, sì, sono un po' pazzi. Ma non li conosci? Cioè, è l'idea che ti sei fatta, magari. E intanto, sono dal nostro punto di vista, sia di Ellie che di Abby, contro tutti. Chiara la lancia 50 bits, grazie Chiara Luccia, grazie Chiara Luccia. Qui ricordiamo questi bits. Qui ricordiamo che siamo proprio in mezzo al casino, cioè proprio pienissimo di iene. Spero che... Allora, proviamo a fare un po' di stealth. Proviamo a fare un po' di sano stealth. Che dite? Tra l'altro lei si gira pure, bastard. È difficile in questa parte, ci proviamo noi. Per chi giustamente dice pure fazione Abby, ma qui Abby sta uccidendo tra virgolette persone innocenti pure. Io questo cerco di far capire. Capisci il mio punto di vista? Sì. Allora, questa è appoggiata al muro, quindi noi possiamo prendere un bel mattone. Non ti fare così. È un lupo! Ai cazzo, ho fatto casino. Mamma mia, quando fischiano. Sì, ma sono ambiguissimi, vedi, eh?
questa parte dobbiamo stare attentissimi. Esatto, in quel mondo non esistono persone. Guarda, 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 guarda quella come ci punta. Sì, ma infatti faremo assolutamente un jet chatting. Francesco, sono... Cazzo che mi sta sparando? Dove? Dove? Dove è? L'ha ucciso tutti per trovare la sua vendetta. Anche l'ha fatto tutti per trovare solo quel coglione di Owen, dice. Chi l'ha detto? The Pig. Che gli puoi dire? Magari ne parlate domani. No. Oh no! Aia! Okay. Ragazzi, ricordiamoci che domenica c'è jet chatting di videogiochi. Meglio parlarne appena finiscono il gioco, sì, ma appena finiamo il gioco, raga, faremo un jet chatting di quelli clamorosi. Di quelli clamorosi, vi dico. Ah, devo togliere la freccia. Non lo vedevo perché... perché avevo il commento sopra, ecco. Perché non mi riusciva a curare. Curati, curati, curati. Ellie, le pestavo lo stesso. Ma anche a Ellie ammazza una vista. Ok. Lo vedi che Ellie viene cerca sempre una scusa per giustificare Ellie. Lo vedi questo comportamento trubolo. Sono pericolosa a prescindere. Ma anche a Ellie sparava una vista. Mi l'ho preso in piena in the face. E io devono venire a prescindere, loro per me sono i peggiori. Però The Big, se ti ricordi, poi non mi fare parlare. Trick e tracche. Dove io capisco sia di Galli, lei è no. Tutti cattivi e tutti buoni. Ci ha mancato poco. Cosa che non sappiamo io e Chiaralla. Le Iene non hanno alcuna ragione condivisibile. Vedi? Ai, ai, tutto marrone. Ai, ma il cuore. Cosa fai? Ma non è facile cambiare arma in corsa, quello... Ai, ha visto l'era. Ok, siamo tutti d'accordo che le Iene siano delle razze di dinosauro. Ah sì, proprio preistoriche. Diciamo che se così vogliamo dirla, sono estremisti. E ride, Levian se la ride con queste facce di delizio. Un po' come le crociate. Ok. Che ce l'ho fatta a non morire, ragazzi. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Però lì c'è ancora qualcuno. E noi una iena non le dobbiamo lasciare in vita. L'unica iena buona è una iena morta. Occhio a questa citazione che mi sono autofatto. E gli sparevo pure prepotentemente. Ricordiamo che questa frase è l'unica iena viva, una iena morta, tecnicamente l'ho presa dalla frase l'unico fascista buono e un fascista morto. Era una vecchia frase. Allora di un film. No, forse era di Porco Rosso. Mi sta autovenendo il dubbio. Sì, mi sa che era di Porco Rosso. Penso lui sì. Se qualcuno può cercare. Ma ancora ci sono quelle iene. Io sto arrivando. Di sì. Che sia di Porco Rosso. Dici
vestito di porco rosso? Sì, assolutamente sì. Ok, allora forse dobbiamo continuare a scendere. No. Senti, quindi io adesso di nuovo? Di nuovo? Spero di no. No, ok. Ok. Che ansia. E dove devo andare? Però non mi ricordo dove devo andare da qua. Che è sicuro da qui. I cadaveri. No, è sicuro dove ero prima, sicuro. Mi devo solo ricordare come, dove e perché. Non devo andare di qua. No. Accettiamo suggerimenti, vero? Sì, ma non dovrebbe essere difficile, eh? Assurdo, non mi ricordo la strada. Ma anche perché non posso conoscerla a memoria. Fra un po' il gioco mi dirà: vedi che sei stupido, devi andare qui. Va così. A breve mi darà un suggerimento sicuro. Ma io continuo a scendere. Forse dovevo scendere. Esatto, hai visto? Non c'è bisogno del suggerimento sicuro del gioco. Devo solo tornare in strada. No, questa è bastardissima. Ci hai ricordato? No. Va bene, cara. Prendila! Aiuto! Stiamo andando di sopra! Ragazzi, mettetevi comodi, perché qua c'è una parte. Mettetevi comodi, perché c'è una parte clamorosa. No, vabbè. Vabbè. Ma prima ci fanno fare un ricordo. 4 mesi prima che mi ero persa, stavo facendo la mia skin routine. No, vabbè, non ti può sentire che era la che si fa la skin routine. Allora, occhio, prima facciamoci questo ricordo. Degno delle migliori influencer. Owen! Aia. Possiamo staccare per evitare... Ehi. Allora, facciamoci questo ricordo, poi vediamo il video e stacchiamo qua. Io la faccio dopo che era l'aperto. No. Io voglio sapere in cosa consiste la skin routine di Levian. Allora. Vabbè, sarà come la mia, quella che si mette le creme prima di dormire. Quasi. Non ci credo che quasi. Ti metti ancora le creme. Sì, in bagno sono. Possiamo lasciar perdere la cosa. Cioè, la crema notte e la crema giorno. Ragazzi. Oh. Da quanto venivi qui? Guardati intorno. Guarda come l'ha fatto ora. Questo è 4 mesi prima rispetto a dove siamo arrivati ora. Ma sai, ho tagliato i rampicanti, ridipinto le pareti. Se l'è fatta diventare proprio casa sua, Owen. Alice è qui. È fuori con Mel. Questo è per il cane. Sì. Contorno occhi, acido ialuronico, vitamina voi C, antiedge, eccetera, non ci credo. E poi per la bellezza, per la faccia, cosa fai, Levian? Quello non c'è cura. Di solito sì, sai, lei. Ma io che gli faccio sa essere molto dolce. Un sollievo dopo di me. Sì, ok, beh, è chiaro. Sotto quell'apparenza da dura, hai un cuore tenero. È invecchiato comunque. Che pessima memoria. Quello era 3 mesi prima. Direi. Quello era 3 anni prima, questo è 4 mesi prima. Ma è invecchiato, si vede. Esatto, io come Chiara. Bello, lo sento un po' di temore. Vabbè, ma lo scrub ogni giorno, se no ti scarta vedrà la faccia. Hai iniziato a tirare con l'aero. Cara Chiarella. Non direi.
Te picchio con la Nutella. Buonissimo. Abby, torna giù. Va perché? Bene, nascondi qualcosa? No, ma il piano di sotto può regalarti altre sorprese. Quindi dobbiamo fare per forza la gara di tiro con l'arco e facciamo, Ora capisco il bersaglio. Beh, sai, io e Mel ci siamo inventati una specie di... Quindi Owen alla fine forse aveva capito che la vita militare piuttosto non faceva più per lui. Mi vuoi provocare? E si è creato questa realtà... Ok. Io mi mangio la Nutella che spalma Big. Una scena non proprio delicatissima, però... Ma va bene, ma chi se ne frega? Ma che età? E tu eri ragazzino ora di nuovo. Sull'età. Allora, devo colpire le cose con l'arco giocattolo. Tranquillo. Non l'ho preso. Uno in meno. Anch'io, Carla. Meno due. Il giocattolo è molto duro. Ah, sì, sì. Cinque. Siamo a metà, Abby. Sei. Devo capire dove sono messi gli altri. Che se no non mi fa andare avanti. Questo forse già l'ho fatto cadere. Ah. Ma se gli la tirassi a lui? 30 secondi. Prova. Vai. Non me lo fa fare. Ancora due, tranquilla. Arrivo Battlefield, devo calcolare qua. Sento quasi un moto d'orgoglio. Mancano 10 secondi. Ho finito. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Comunque se l'è fatta bene. Ce l'ho fatta! Ha, al primo colpo! Che ne dici ora? Sì, grande! Sei piena di talenti! Sta zitto e scrivi il mio nome! Lo farò! Qua non stanno più insieme loro due! Sì, ho capito! I corrotti raidano con sei persone! Ciao! Ciao, corrotti! Ciao! Non ci vediamo da tanto! Allora mi metto comodo! Cioè no, mi metto dritto! Benvenuti corrottissimi, okay. Come andiamo? Che stavate facendo di bello? Intanto se gentilmente in chat possono fare un bel show. Vabbè, Levian già l'ha fatto il show, non avevo dubbi. Ragazzi, a chi è qui andate a seguire i corrottissimi, okay, anzi i corrotti, non i corrottissimi. Ok, ora posso. Come state? Raga, portano sempre contenuti. Oggi, se non sbaglio, hanno fatto un interessante just chatting. Non mi ricordo se era oggi, perché l'ho visto così di sfuggita. In cui dice, conviene... E... investire per il proprio canale? Ah. Me la devo recuperare. Sì, perché loro dopo fanno molto spesso queste sì, live. Sì, cose interessanti. Gli stream. Wow, questa era la stanza, quella dove c'erano Football Manager da mannaggia. Da tempo penso di portare. Era ieri il just chatting, perfetto. Io goditi con le notifiche. Guarda che bella questa parte. Praticamente lui si è costruito lì il suo piccolo mondo. La stessa cosa che aveva fatto la famiglia di prima. Prendi, assaggia. Ricordo a chi è entrato qui tramite i corrotti che noi siamo i Players on Air, ragazzi. Siamo un gruppo di... siamo diventati 11 streamer che in questo canale portano di tutto. Facciamo dalle 3 alle 6 live al giorno. Bene. Non ci fermiamo nonostante il caldo, perché già qui abbiamo raggiunto forse i 30 gradi al di giorno. Già qui a Palermo abbiamo raggiunto forse oltre i 30 gradi e inizia a esserci parecchio caldo. Lei va male. Ma noi non demordiamo, non andiamo al mare, non è vero, tanto siamo in 11, quindi mentre gli altri sono live noi quindi... ce ne andiamo a mare e via. Trova il modo di andare a fare più 38 qui, no, per fortuna 38 no, ma invece dai corrozzi che tempo fa. Ma tu non te lo meriti. Esatto, tra l'altro come ricorda Levian abbiamo pure finito di fare le 3, abbiamo fatto un coverage quasi totale, ripeto quasi, abbiamo perso qualche conferenzina, ma quelle grosse le abbiamo fatte tutte. Ci ha un po' deluso. Che io? Sì, ma fondamentalmente io credo che da quando seguo le 3, ovvero da 15 anni,
tranne rarissime occasioni, io ho sempre sentito delusione nell'aria, sempre, da 15 anni a questa parte. Vive in una colonia in Wyoming. Comunque è importante questa linea di dialogo. Come lo sai? Alle mura hanno trovato una squadra di luci che lo conosceva. Non aveva mollato tutto. Qui lei è andata da lui per dirgli che forse ha una traccia per Joel, una pista per Joel. Su dove è Joel? Non l'ho mai più visto da allora? È una pista. Devo provare. Ok, ma sai bene che questo per far capire che anche se c'era il flashback prima di 3 anni, questo è 4 mesi prima, il suo pensiero fisso è Joel, non la schiodi. Lei avrà pace solo quando ucciderà Joel. Siamo tutti d'accordo. Mel compresa. Possiamo partire a sentire. Il mare qui, please. The Big, ma sei novità interessanti alle tre? Parecchie. Parecchie, devo dire. Ci sono stati degli annunci carini, quali Elden Ring, lo stesso Zelda Breath of the Wild 2 oggi, anche se ha un generico 2022. Tutta la lineup Xbox con quello che uscirà nel Game Pass al Day One, che è clamoroso. Peccato per la grave per l'essenza di Sony. E poi per il resto Square Enix ha presentato un progetto che per me è bellissimo, che è quello dei Guardiani della Galassia, che per me è il mio preferito Marvel in assoluto. Ah, in assoluto. Decretato proprio. Ma penso pure per te, se non ricordo male, i Guardiani della Galassia 3. E quale diresti? Forse il primo. È 12 Minutes, bellissimo progetto, pure con William Dafoe, noto attore. Allora ragazzi, vi chiedo una cosa. E gustiamoci questa parte, ve lo dico, è parecchio violenta e cruda, però abbiamo bisogno di silenzio per gustarci questa parte, perché come si è visto poco fa hanno rapito le iene o i serafiti, come vengono chiamati, loro si vengono chiamati serafiti, non vogliono essere chiamati iene, chiamarli iene per loro è un insulto, hanno rapito Abby e gustiamoci questa parte. Ragazzi, io mi metto comodo, perché ricordiamo che Silvia ha la crema. Ma via vicino. Non voglio andare a voce rossa. Questa è una parte clamorosa. Ragazzi, clamorosa. Questo è cinema. Quindi godetevelo e mettetevi comodi pure. Mamma mia, già lei va degli occhi infatti. In loro si annida il peccato. Liberali, perché possano conoscere il mio. Fate caso che tutti le hanno qua tagliato. Yeah.
arrivano i demoni. Tirala giù. È una di loro. Led. Occhi aperti. Le ricordo Bonelli. Luca, forza, muoviamoci. Dove stiamo andando? Usciamo dal bosco. Dobbiamo scappare. Questa è la parte che completamente non ti saresti mai aspettata. La costa è di qua. Quindi cosa hai capito? Questi due cosa sono? Sono due iene. L'apostata, secondo le iene, è il peccatore, colui che è il traditore. Tutta questa parte. Ma che cattiva. È cattiva nel senso positivo. Sì. Muoviamoci prima che ne arrivino altri. Comunque il fatto che gli hanno preso a Marte il braccio. Sappiamo dove stiamo andando. Sì. Chi volontariamente si allontana da un ordine religioso abbandona il proprio stato ecclesiastico. Esattamente, loro lo vedono come traditori, né più né meno. Seguimi! Non correre perché sennò rimanga al buio. Questa parte è angosciante. E quindi per la prima volta, quando di mezzo c'è la vita o la morte, non esistono più fazioni. Lo stai vedendo? Non esistono più fazioni in questo caso. Comunque quella vuol dire addio al braccio. Non c'è un'altra strada. Lo scopriremo pure questo. Più che altro le possono fare un intervento ultimo. Sì che posso. Dipende dove. Forza. Quindi, come vedi, in questo caso non ci sono più fazioni, iene e lupi. In questo caso, visto che loro. Occhio. Hai il mio zaino. Le braccia. Non puoi prenderle col martello, però. No, se lo evito. Ai.
Ciao, Corrocchi. Buonanotte. Ciao, 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 ciao. Che grossa questa. State bene. Sì. Grandissimo, lei viene che lancia 20 bits per il braccio della tizia. Grazie. Qua c'è lì il doppio di Abby, un armadio, esatto. Cioè, la storia ha preso una piega completamente inaspettata. Completamente inaspettata. Ragazzi, ora finiamo questa breve parte. Così la prossima volta entriamo ancora di più nel vivo della storia. Come va il braccio? Per ora resisto. Ok. Ma come per ora resisto? Prendete tutto ciò che trovate. Non possiamo, sono oggetti del vecchio mondo. Ma che... Ascolta, ci servono provviste. Finché siamo imboscati qui, il doppio senso era voluto. Cos'è un doppio senso? Non posso fare. Quindi praticamente si vede che praticamente le iene non possono neanche toccare gli oggetti del vecchio mondo. Mai viste le iene ammazzarsi tra loro. Serafiti. Che diavolo hai fatto? Ho rasato la testa. Risparmiami i dettagli. Preferisco non sapere. Hai capito cosa gli ha detto? Cosa hai fatto? Perché volevano ucciderti? Semplicemente perché si è rasato la testa, lo volevano uccidere. Quelli suoi stessi delle iene, dei serafiti. Secondo te perché? Basta radersi, c'è un motivo secondo te dietro questa cosa, dietro questa scelta? Sì, perché magari per far parte di loro devi avere i capelli lunghi. Non vedo l'ora di leggere. Devi essere tipo un antico originario, tipo come gli Amish. Ma tu le hai viste altre iene? C'erano tantissimi altri coi capelli corti, coi capelli a zero. Levian lancia altri 20 bits per unirsi con Abby. Niente, li vuole proprio corrompere, ragazzi. Lui mi sa che dovrebbe entrare a far parte dei corrotti. Ah. Sì. Probabilmente sei un peccatore se hai rasi i capelli. Però come dice Akira, anche altre hanno i capelli rasati. Anche. O magari se ti rasi i capelli è perché sei di un certo livello. Cioè, è in un ordine gerarchico, questi possono... Ragazzi, io ovviamente lo so, ma non ve lo dirò mai. O come dottorati, i capelli non tagliati hanno un significato, esatto. Io vi dico però che si sono viste tantissime altre iene con i capelli a zero. Con le capelle rasate. Con i capelli a zero. Io non aggiungo altro. Esatto, Zazen dice riprovate. Esattamente, Zazen ne dice. Ma chi è che si è avvicinato di più? Nessuno assolutamente. Comunque non è una cosa, dico, questi sono dubbi che uno si pone, ma più avanti ovviamente tutto avrà una risposta, ragazzi. Tutto avrà assolutamente una risposta. Non togliete i miei indizi. Del bicchi, cosa ci hai detto? E questa è una tematica molto bella e molto importante del gioco. Quella dei capelli. Assolutamente sì. Guarda, siamo vicini a lui. Non vogliamo i segni. Occhio. Seguitemi. Mamma mia, doppio headshot di fila. Mi faccio i complimenti da solo. Mamma mia. Dicendo quella dei capelli sembra meno importante. No, che era la... Quella non c'è. Allora, questo è un dubbio che ti poni anche più avanti. Cioè, io vi ho fatto risaltare questa frase.
Vi ho fatto risaltare questa frase perché so l'importanza dei capelli, ma capisco anche che questa non è una domanda che ti inizi a porre subito, perché è stata una frase detta lì tanto per, non subito tagliato il discorso, sei visto? Diciamo, ma perché sì. Eri? Perché mi sono tagliati i capelli? Forse se li hai rasati con un rasoio elettrico che non può toccare. Che non può toccare. Perché è troppo Amish. The Big, dov'è che hai dato l'indizio? Vabbè, comunque, non pensateci troppo, perché poi questa sarà una bellissima tematica da affrontare più avanti. Infatti Zatan dice, esatto, se non lo facevi notare, non se ne sarebbero neanche accorti. Però è una bellissima tematica che andremo ad affrontare. Ho il silenziatore qua, non mi serve. Secondo me possono taglierli sotto una certa età, possono rasarli. Raga, devo scendere per forza qua sotto. Demone! Di sotto! I demoni sono gli infetti. Allora, scendiamo sotto e facciamo un po' di sano delirio. Sì, ma per forza non ho altro. Esatto, ragazzi, lo scopriremo. Perché sapete... magari sono quelle. Sono le iene di un'altra fazione. Mi sembra la direzione giusta. Assolutamente. Sì, no. Sì. Ragazzi, la spiegazione è fondamentalmente, purtroppo, è semplicissima. Pensiamo a uscirne. Però ripeto, poi ne parliamo, lo so che ti ho fatto venire un attimino, ti ho fatto flippare il cervello. Scusami, come si chiama chi si è tagliato i capelli? Io me lo sono perso il tuo indizio, perché stavo giocando e non l'ho visto, quindi se lo puoi ripetere... Scusami, come si chiama? È una ragazza che si è tagliata i capelli. Si chiama Lev. Ed è una ragazza. Non lo sappiamo. Allora, perché una ragazza si è tagliata i capelli e non se li poteva tagliare, perché solo gli uomini si tagliano i capelli. Si rasano i capelli, ho indovinato. Non parlo, ragazzi, sarà una tematica molto importante. Sì, ho indovinato, secondo me questo sì. Ma io infatti dicevo, cioè io avevo capito che fosse una ragazza. E comunque voi le poker face. Occhio qua. Vi faccio passare, voi aprite il cancello. Io avevo capito che fosse una ragazza. Quindi tu che fosse maschio. Tocca a te. Occhio al braccio. No, io. Ma dalla voce. È un ragazzino. È maschio. È un ragazzino. Occhio. Cazzo. Fai presto. Qua è un delirio. Quindi non è una ragazzina. No. Aspetta, aspetta che qua è un casino. Rispondatemi. Esatto, questo scontro è terribile veramente. Li vedo io. Io l'abbiamo fatto fuori. Perché ricordiamo che non ci possono neanche toccare. Se ci toccano ci ammazzano, capito?
L'hanno lasciata lì dentro. Dove sono andato? Che cazzo, non ho più armi. Non ho più armi. Non posso fare. Minchia, pure questo c'è ora. Che cazzo faccio? Come cazzo faccio? Non ho più armi. Non so che cazzo fare. No, seriamente non so che cazzo fare. Non avendo armi. Che non stava andando al lavoro. Esatto. Praticamente non stava andando al lavoro. Ma ora tagliare. C'è la viola di altro colore. Che te ne passi di questa parte? Il braccio. Lo so. Mamma mia. Pensa a respirare. Inspira, espira. Comunque penso che lei in questo momento sia così per via dell'adrenalina pure, ovviamente. Espira. Che gioca un ruolo fondamentale. Perché poi il classico caso che appena un attimo di tranquillità crolli definitivamente. Lei intendi? Lei la ragazza. Proviamo le porte. Quella è il braccio. Controlliamo se ci sono infetti. Ma la braccio che non si apre. Prova le altre. Niente? Ha il braccio no. Completamente. No, non ce l'ho più. Ma io ho preso quattro martellate da un gigante. Le persone però fanno assolutamente sì. Chiudi. Vabbè, ma lei cioè, è stata salvata da loro comunque. Mi sembra il minimo. Poi guarda, è grande e grossa se non la porta lei. Quella peserà 40 kg. Guarda già la mano che è rossa. Sì, già si era visto. È proprio rossa. È un po'. È il sangue. Vieni, aiutami. Mamma mia. Ehi, dobbiamo soltanto sistemarlo. Ok. Sai come si fa? Ah. Io dovrebbe tagliare per evitare la cancra. Ragazzi, scopriremo tutto come andrà. Lei sa. Chiara, fare... ti piace questa parte di Abby? Che è completamente diversa da quella di Ellie. Okay. Ti sta piacendo? Adesso lei ti... forse stando. Okay. Cioè, quando dico che il gioco è crudo. No!
Come ti chiami? Abby. Grazie di avermi liberata. No, spero per te di no, Zase. Se ne sta andando, li sta lasciando lì. Questa zona è pericolosa. Comunque stia domani. Dovete andarmene da qui. Ce la caveremo. Il camaleontino. È la mia preferita. Bella questa parte, vero? Sì. Però comunque non hanno fatto niente. Ok. Bravo. Owen. Non le ha sistemato il braccio. Sì, a quanto pare gli ha un attimino sistemato. Si è sentito un clic. Quindi probabilmente gliel'ha messo dritto il più possibile, ma gli ha messo due pezzetti di legno. E li sta lasciando lì, ragazzi. È un mondo così. Non crei rapporti tanto perché li devi creare o perché è un videogioco. Esattamente. Allora, ragazzi, vado nella cosa qua avanti e stacco subito. L'acquario è lì. Andiamo, forse improvviso. L'acquario è lì. Allora, ragazzi, ci lasciamo qua noi. Abbiamo fatto 3 orette piene. Sì, poi ricordiamo che Abby non è medico, ma suo padre sì, quindi qualcosina l'avrà imparata. Anche se credo che i militari insegnino qualcosa di primo. Sì, probabilmente. Vabbè, sicuro, per forza. Quindi, ragazzi, anche oggi abbiamo fatto altre queste 3 orette e abbiamo visto una bella parte importante. Abbiamo visto il rapporto che com'è cresciuto con Owen, la parte quella dell'acquario. E abbiamo conosciuto Isaac e ora stiamo andando a trovare Owen, che è accusato di aver aiutato una iena, un serafita in questo caso, ripeto, iena per i serafiti viene visto come un insulto. Sì, sì. Come un insulto proprio razziale per loro, è pesante. Sì, sì. E abbiamo conosciuto Lev e Yara, che sono due iene che stavano per essere uccisi essi stessi dalle iene. Perché a senso loro avevano con più che altro Lev, aveva Yara, perdonatemi, aveva fatto qualcosa di grave. Lo scopriremo dopo, ha a che fare con i capelli rasati di Lev, non di Yara. Perché Yara ha i capelli lunghi, è Lev che ha i capelli rasati a zero, e approfondiremo questa cosa. E abbiamo visto che il braccio di Yara è stato completamente devastato. Siamo riusciti a scappare da questa zona e ora li abbiamo lasciati qui. E noi stiamo facendo il nostro percorso per andare verso l'acquario. Stop. Chissà se rivedremo Yara, Lev. Chissà se rivedremo Owen. Perché ricordiamolo, Owen è morto, ragazzi. Questa cosa sembra quasi passare in secondo piano. Ma Owen è morto. E Zaten ci dice che viene sempre voglia di continuare anche solo vedendolo, nonostante so già cosa succede. Esatto, e Zaten, tu seguilo con noi. Non sono neanche lontanamente un fan del genere. Per me questo è il mio gioco di sempre. Ci sta, non sei l'unico e fondamentalmente posso anche essere d'accordo. E anche Ranni diceva per me questo è un capolavoro. Quindi ragazzi, ripeto, guardate la programmazione, per chi è qui anche di passaggio e gli è piaciuta la live, sarebbe bellissimo ricevere un bel follow. Esatto. E facciamo un raidino, non andate via perché facciamo un raidino. Andiamo a salutare. Chi andiamo a salutare? Ce lo dite, ragazzi? Diteci. The Big, per anche te sempre solo, per te sempre solo. Ciao, cuori. Buonanotte. E sono sicuro che ci vedremo dal vivo con molti nostri follower. Sì, prima esatto, poi. Ragazzi, e rimanete, andiamo almeno a salutare. Ah, andiamo, gli altri. No, oggi no, Nokami, andiamo da Two Times Nerd, che fa Final Fantasy VII. Molto bello. Andiamo a salutare questo nuovo amico, ragazzi. Andiamo. Grazie di essere stati con noi. Ciao, ragazzi. Vi si vuole sempre bene. Ciao, ciao, mi siete ciao. Mancati, ciao. Ciao, TDL Sentinel, buonanotte anche a te. Ciao. Ciao, 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 ciao.